Buongiorno! Questa era l'unica maglietta sportiva che avevo, però c'è scritto gatto dietro, dai. Chissà che fine ha fatto Roller Champions. Gioco divertente, ma il fatto che sia in squadra... Boscher, grazie per i 48 mesi, grazie a De Strade per i 59, buongiorno! Buongiorno! Chiuso Roller Champions? Mamma. Peccato però, era divertente. Era molto divertente. Ci avrei giocato... Allora, se avessi potuto giocarci da solo, ci avrei giocato di più. Come sempre. Erguso, grazie per i 18 mesi. Tocca donarti la maglia del Sud Tirol. Bella, bella. Allora, vi ricordo che oggi tutte le donazioni vanno in moderatori. Non i biz, non le sub, ma tutte le donazioni, quelle cash, vanno in moderatori. Sono le 9, QC6, guarda, mi ha scritto alle 3 di stamattina che andava a letto. Va bene? Alle 3 e 11 minuti, quindi figurati. Mirko, grazie, buongiorno, grazie per i 30 mesi. Però dovrei fare un po' il Berlusconi stamattina. Perché sono... Allora, io interpreto... Non voglio interpretare Ted Lasso, perché sarebbe impersonare poi dopo un personaggio che non so... Devo fare il proprietario della squadra, io. Allora, abbiamo il Richmond stamattina. E se vincono, li facciamo arrivare. Un autobus pieno di puttane. Va bene? Ci sono... Si può, è una quote vera questa, eh? L'aveva detto a chi? A quelli del Monza. Non me la sono inventata io. Anche meno uguale, va bene, niente, allora dai. io uso quel che ho, non so. Partite veloci? No, si inizia la carriera oggi, si inizia la carriera con il Richmond... che sembra una roba sponsorizzata, non lo è, e l'unico motivo per cui, tra l'altro, gioco a FIFA è proprio per via di Ted Lasso, che è una serie che vi consiglio tantissimo, di cui oggi è uscita un'altra puntata, che devo ancora vedere, naturalmente, perché è uscita oggi. Poi è battuta la Juve 2-0. Chissà se poi le hanno fatte percepire queste signorine dai facili costumi. Dai facili, insomma, dai... monetari costumi. Sì, cioè, non so, è confermato, si può fare? Vediamo con esce la terapia. È vero che sta male, poverino. Chiede Ted Lasso. Allora, questo è un gran dispiacere, perché purtroppo in molti sono ignoranti, non è una cosa negativa, è semplicemente ignoranza, non conoscono Apple Plus, che poi sembra che sono tutto figlio di Tim Cook e Steve Jobs, però io torno a consigliarvelo Apple Plus. Intanto faccio partire Colotech e vedo che in tandem è arrivato Booper. Prego, prego. Rinfrescare la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Buomo dai, almeno ripago Gabriel per aver pagato l'accarezzamento degli animali. Sento, forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Apriamo le danze. Grazie a Cippo e a Colotech per i moderatori, quindi donate per i moderatori. Comunque, non c'è su Android Apple Plus? Ma secondo me non è vero, prova a vedere se c'è tra le applicazioni. Perché molti credono che Apple Plus non esista al di fuori dei dispositivi Apple, e questa non è una cosa per nulla vera. Potete scaricarlo sicuramente nei PC Windows, sicuramente in tutte le televisioni. Ah, c'è per Android TV, ok, non c'è sul telefono, però lo guarderai in televisione. Il film di Tetris è non al 100% accurato, molto figo, con una scena abbastanza cringe, però tutto sommato è molto bello. C'è su tutti i televisori Apple Plus. Non c'è sull'applicazione per il cellulare Android. Ok.
Su desktop solo da browser, vabbè, anche sul Mac, cioè, uguale. Cioè, no, ha un'applicazione, ma è poco e niente. Comunque su tutte le televisioni c'è. Qui non posso vedere perché è un Android. Sul telefono no, però sulla televisione no. La TV Samsung l'ha preinstallato, tutte le ma anche con il Fire Stick, con il Google cazzo in culo, si può. Comunque, ha tantissime serie veramente molto belle, alcune più, alcune meno, tipo Se l'ho mollato perché mi sono cagato il cazzo. Ted Lasso invece è quasi il nuovo Scrubs. Diciamo che Ted Lasso e Shrinking sono le evoluzioni di Scrubs. Scrubs non si può più fare, quel tipo di comedy con certe battute che oggi sarebbero sessiste, razziste, anche se in realtà non lo erano, però ormai c'è una sensibilità molto diversa sotto alcuni punti di vista, che poi non è il discorso non si può più dire niente. No, in quel caso lì erano contestualizzate e alcune cose assolutamente non si potevano dire. Altri invece si potrebbero ancora dire oggi, ma la gente si offenderebbe. E i creatori appunto di Scrubs hanno creato Ted Lasso e Shrinking, e ragazzi vi li consiglio entrambi perché sono veramente molto belle. Vabbè, Friends per me è proprio una merda, quindi se non rifanno roba come Friends sono solo che contento. Se l'ultima stagione non mi è piaciuta, io l'ho mollato prima. Ho visto solo la prima stagione, mi sono abbastanza cagato il cazzo, ma infatti l'hanno chiuso facilmente. Anche a me è piaciuto molto Foundation, però come purtroppo succede sempre, se uno ha letto il ciclo da cui è tratto Foundation, non gli è piaciuto, perché hanno sminchiato le cose, e lì li posso capire. Io sono fortunato, non l'ho fatto. Rikishi Monza, grazie da parte dei moderatori. Parte o no? Eccolo qua. Forse questo le rinfrescherà la memoria. Non me l'ha rinfrescata tanto. Così va meglio? Ho una memoria di ferro, io l'ho visto qui intorno, che cosa vuole sapere? Non credo bastino per pagare il pullman di operatrici professionali del sesso, ma Pornhub in offerta forse sì. Confermo. Allora, Scissione è un'altra serie straordinaria su Apple Plus che è incredibile. The Morning Show è bella, però purtroppo si perde un po', perché esce una stagione ogni 7 anni perché parlano di attualità e lì non è un'idea proprio che mi faccia impazzire. Poi è bello come viene trattato e tutto di The Morning Show, però troppa attesa tra una e l'altra, secondo me, insomma. Carino il premio del destino che ho appena iniziato, e adesso vi dico anche di cosa parla. E Shrinking è quello con Harrison Ford e coso di Marshall, Marshall, come si chiama di nome, non mi ricordo. Fatta Meluccio Foundation, anche Slow Horses hanno cambiato molto. Slow Horses è un'altra molto molto bella. Boh, Foundation non mi è dispiaciuta, cioè non è quella che dico cazzo che figata tra le varie, però non mi è dispiaciuta. Servant non l'ho visto perché è troppo creepy per i miei gusti. Il premio del destino è molto interessante, vorrei capire dove va a parare. Praticamente l'incipit è questo, c'è un macchinario, tipo le macchine, quelle che ti leggono il futuro, tu metti i soldini... E loro ti danno un cartellino con scritto il tuo vero potenziale, tipo parlamentare. E tu sai che il tuo massimo potenziale è diventare parlamentare, capito? Ed è carino perché ti dà molto da pensare su come le persone, avendo questo tipo di informazione, che può essere vera, può essere non vera, la abbracciano con tutto loro stessi. Come l'ha rinfrescata tanto? Quanto è alta questa? Dalla vostra archeologa preferita. Vi si vuole bene e grazie della compagnia che mi fate. Grazie mille a lei, Bad Wolf. Ed è molto carino perché uno, ad esempio, una è uscito motociclista, si è comprata la moto e ha iniziato ad andare in giro con la moto. Però perché? Perché fare quello? È un po' Black Mirror, ma preso un po'... Non dico che è comedy, ma... Non è così... Però è alla Black Mirror.
Posso dire che belle le serie, sono molto d'accordo, Colotec, sono molto d'accordo, non finiscono più, le serie sono una rottura di cazzo, io abolirei le serie, forza film, infatti bello il film di Tetris, ma un altro film che mi era piaciuto moltissimo su Apple Plus era cos'era, The Banker, con... come si chiama? Con quello lì che ha la benda sull'occhio nella Marvel, che è... lui, il motherfucker. Grazie a Pidilli, 24 mesi di ficcanza, grazie per l'intrattenimento, grazie mille a lei per i 24 mesi. Sì, che ci sono Nick Fury lì e l'altro, che è Falcon l'altro, Samuel L. Jackson e Falcon. Era Falcon l'altro? Lawrence Fishburne? Prendo le serie, hai visto Twin Peaks, cosa c'entra? Era Falcon, ok, ci ho preso. Che l'ho visto lì, e poi... boh, ha fatto qualcosina dopo essere entrato nella Marvel, ma non mi ricordo grandi robe. Anthony Mackie. Quello era molto molto bello, mi è piaciuto molto quel film tratto da una storia vera, se non sbaglio. Poi io, ragazzi, io Apple Plus ve lo consiglio perché c'ha tanta bella roba che può piacere un pochino a tutti. Poi c'hanno musical, cose... e tra cui Ted Lasso, il motivo per cui siamo qui. Sì, Ghosted sembra carino, con Chris Evans e Lana Lama Bana, Ana de Armas. Più che altro credo che Apple stia pagando fior di quattrini per avere i AAA. Cioè, proprio attori da AAA, una roba incredibile. Bene. È l'unica, tra l'altro, serie che aveva il logo Apple davanti, che credo sia stata fatta proprio dalla Apple, non pagata in licenza, tra virgolette, era quella di Tetris, e si vedeva che era un po' cheap, tra l'altro. Quindi sì, gli attoroni, dove cazzo è FIFA, eccolo qua. Sì, gli attoroni, ma era un po' cheap lato tecnologico. Felix, è il motivo per cui sto giocando a FIFA oggi? L'ho fatto Arrival, non l'ho visto Arrival, mannaggia. Mythic Quest, allora, parte bene, però non è una roba che sta andando... cioè, che è fatto da Ubisoft, tra l'altro, Mythic Quest, ed è un po' quello che sta facendo Ubisoft. È partita da Dio e poi ultimamente... quindi Mythic Quest io non lo consiglio, è partita veramente bene, che mi era piaciuta molto, per poi finire su ogni puntata un viaggio mistico di sto cazzo che non va avanti per niente la storia. Ed è un gran peccato perché quello parlava di gente che crea un videogioco. Cioè, non che crea, di una casa di sviluppo che porta avanti un videogioco. Ma anche a metà della seconda stagione era un po' così, eh? Cosa sta succedendo? Mi si è aperto FIFA sotto Steam. Culo, aprimi il culo, te. EA Sports. To the game. Ma non lo sentivo da 60 anni. Chiuso un po' la finestra che con la manica corta ho freddo. Metti questa, sembra un po' ripetitiva. Guarda, non è neanche ripetitiva perché fanno vedere cose a cazzo, ma sono cose a cazzo, cioè non si va da nessuna parte. E quello è un grandissimo, grandissimo dispiacere. Sembra un po' alto il volume, che mi dite? Che mi dite, amici ascoltatori da casa? Ditemi voi. Abbasserei un pelettino. Impostazioni di audio. Eccolo qua, volo. Partiamo benissimo. Scusa, ma se io volessi andare su o giù? Uso il mouse. Ok, se metto il mouse e poi lo tolgo funziona. Mi sembra giusto. Cos'è volume specialità giocatore? Boh, metto 8. 8, metto tutto a 8, non so. Questa non c'è. Qui c'è.
Gradirebbe una salatina di ovoli e tartufi con un po'. Eric, grazie per il suo tier 3. Tu giochi con Ted Lasso mentre io post turno gioco a Ted con Lasso, l'ho capita. L'ho capita, grazie. Allora, nuova carriera, no? Mod in nessun mod. Non ho visto prima Gabriel. Non ho visto, non c'è nessuno. Questo usa rose attuali, sì. Non ci sono aggiornamenti disponibili. Vabbè. Ma che si impiccia, che vuole? Allora, controlla un vero allenatore. Questo è che devo fare. Ma questo qui è quello... Questo qui è Inzaghi. Non ci somiglia per niente. Io avrei detto che era Conte. Vabbè. Cosa ne so io di pallone. Allora, resto del mondo. Eccolo qui. Abbiamo messo la bandiera americana dietro? Perché lui è americano? Va bene. E come faccio a mettere Richmond nella cosa? Ricky. No, no, io ho visto il modello. Parlavo del modello, non della foto. Proseguo, vado avanti qui? Va bene. Cosa faccio? Faccio avanti o creo la tua squadra? Faccio avanti. Vado con Richmond. Ok. Premier League. È giusto? Per proseguire scegli il campionato che deve giocare la tua squadra, scambiando con uno dei club esistenti. Quindi è giusto? Giusto qui? Ok, quindi devo sostituire. Per proseguire scegli il campionato dove far giocare la squadra, scambiando con uno dei modelli. West Ham? Ma esistono veramente i West Ham? Quindi devo scegliere uno di questi. Chi tolgo? Gli Spurs? Non sapevo che esistesse per davvero il West Ham. Ma hanno due martelli, ma sembrano dei coglioni. Perché hanno due martelli questi qua? Che poi che silenzio assordante, scusatemi un attimo, fatemi mettere un po' di musica di sottofondo sta cazzata. Che veramente c'è cioè, un assordante silenzio. Mannaggia loro. Dov'è? Sì che poi ci sono i game. Va bene così? West Ham è una delle squadre di calcio più antiche. C'hanno due martelli. Perché in origine le squadre di calcio nascevano come dopolavoro delle fabbriche. Molti di loro tengono ancora qualcosa dello stemma che lo ricorda. Ah, vabbè, dai. Allora, tolgo l'Arsenal. Ma questi hanno rubato il coso del Milan. Non è il vecchio scudetto del Milan? Il Brentford, il Brighton, il Chelsea. Loro sono quotati. Loro sono quotatissimi. Il Crystal Palace, l'Everton, il Fulham, il Leeds, Leicester City, il Liverpool, anche loro sono molto quotati. Infatti un po' sboroniti tra l'altro con tutte ste cazzate, col fuoco e tutto. Poi gli uovi Fabergé. Il Manchester City, che hanno la barca loro. Il Manchester United, che da conosco col City, sono diversi. Il Newcastle, ecco la squadra favorita della nostra archeologa di fiducia. Il Nottingham Forest, ma no, la foresta di Nottingham, bellissimo, io voglio andare a vivere in Inghilterra, guarda che bella tutte queste cose. Il Sutapion, fanculo, e il più pippa è il Sutapion. Tolgo il Sutapion. O è famosa? È famoso il Sutapon? O gli Wolves? Ne so un sacco invece. Lo tolgo il Sutapon? No, Wolves li teniamo. Il Brunemonth? Che so il Brunemonth?
Bournemouth. Ah, è vero, hanno. No, beh, ma hanno una mezza stella in più del Sutapompt. Tolgo Bournemouth che ha rubato lo scudetto al Milan. No, questo è quello più basso invece, mi sa, perché il Sutapompt aveva 4 stelle, quella ne ha 3 e mezzo. Allora, tolgo questi. Esordiente. Pochissima esperienza con FIFA. Esatto. Durata del tempo 3 minuti, quindi 6 minuti a partita. Mettiamo 4, dai, che almeno ce la godiamo un po' di più. Valuta in sterline. Va bene, tanto siamo international. Così possiamo fare anche il rapporto con gli euro, che viene una... Competizioni europee, possiamo giocare in Europa, vabbè, se proprio bisogna. Finestra di mercato, va bene. Offerte di lavoro, speriamo di sì, dai, che magari guadagno due soldi. Rigore e trattative, che vuol dire? Determina l'elasticità dei club e dei giocatori durante le trattative. Elastico. Vabbè. Cambio di proprietà, ricevi una certa somma di denaro all'inizio della tua carriera. No, va bene. Va bene? Disattiva nazionale? Cos'è che devo togliere? Questo? Perché? Cosa vuol dire? Lombo, grazie per i 10 mesi. Mi chiedo di allenare la nazionale, ma se sono bravo, sì, perché no? Dico di no perché sono uno... No, gli dico di no perché sono uno occupato io. Una nazionale a caso. Bello. Vabbè. Posso anche rifiutare. Allora lo lascio che magari me lo chiedono ed è bello essere scelti. Almeno un po' mi emoziono. Che mi arriva la raccomandata. A posto, vado avanti. Calcio, perché lo amiamo? Fammi sapere. Le stelle, il pubblico, il calore del match, i gol segnati, i contrasti vinti. Ma io ne capisco tutte queste cose, però non, vi giuro, non riesco a concepire il fatto del andare a vedere altre persone che giocano e sperare che vincano. Cioè, sarebbe carino se potessi sentire cosa dicono i giocatori. Un po' come il mio di lavoro, perché la gente dice, vabbè, ma il tuo lavoro è uguale, il cazzo, perché io sono qua, intrattengo e parlo. Stessi zitto a giocare e basta, lo potrei capire. No, Redimel, caro mio, non funziona così. Perché voi non siete qua a guardare il gioco, uno che sta zitto e gioca. Voi siete qua a chiacchierare, avete un intrattenimento. Grazie a Ila per i 61 mesi. Quindi venirmi a dire, guardare la partita di pallone è come guardare lo stipendio. Perché devo guardare gli altri che giocano i videogiochi quando potrei giocarli io? Non è così, cari miei. C'è una connessione, un'interazione qua. Intrattenimento non è solo verbale, ma infatti io sto dicendo che è una cosa diversa, non sto dicendo che quello non è intrattenimento, sto dicendo che per me quella roba lì non mi intrattiene. Io sono semplicemente contro quelli che mi vengono a dire è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Poi a me non piace guardare gli altri che giocano a pallone perché preferisco giocare io oppure no. Poi è intrattenimento anche quello. Personalmente a me non piace, semplicemente lo apprezzate, mi sta bene, non venitemi a dire che sono la stessa cosa, perché non lo accetto. Ok? Punti comune va bene, però non è la stessa cosa, cioè proprio
sono due robe separate. Cog, buongiorno signor Gattone, oggi primo giorno ufficiale da disoccupato, me la fai menzione? Certo, tanti tanti auguri. Poi vi piace il calcio? Mi sta bene. Io personalmente non riesco a concepire il guardare gente che gioca a calcio, guardare gente che guida la macchina in Formula 1, ma vi dirò di più, io non riesco neanche a guardare i tornei dei videogiochi, cioè mi cago il cazzo. Anche gli sport, mi cago il cazzo. Se lo streamer non mi sta parlando, se non mi dice, cioè non parlando neanche direttamente a me, cioè non è che voglio essere protagonista, non scrivo neanche in chat delle volte, guardo streamer di Sea of Thieves e guardo e basta, però loro chiacchierano, fanno e mi piace quello oltre al gioco. Ludi, siamo arrivati ai 4 anni, ti assicuro che andremo oltre. Grazie a te, la tua bravura e la passione che ci metti e ci trasmetti. Oh, grazie mille, Ludi. Ed è partito il treno, grazie a Ludi. Quindi rinnovate, rinnovate, rinnovate. È partito il treno. Non volete mai più vedere una pubblicità? Rinnovate. E se arriviamo alle 3.500 mi faccio i baffi come Ted Lasso. Promesso. Visto che Tom Selleck magari non conoscete, Ted Lasso sì. Tra l'altro manca addirittura pochissimo, 2600 mi pare, no, 260 sub per l'obiettivo e siamo in 400, quindi... Giocato per volo per 18 anni ma non riuscivo a guardare una partita, quello è quello, comunque, vado. Ma perché sta cosa... Cosa devo fare? Invito torneo precampionato. La squadra Richmond è stata invitata a un torneo amichevole precampionato. Si tratta di un'ottima occasione per conoscere i giocatori della tua rosa, provare nuove tattiche e prepararti in vista della nuova stagione. Ok. E questa è la difficoltà. Cosa cambia da questo a questo? Questo me lo pagano un po' meno. Ma aspetta, qui gioco col Monza e con l'Udinese e col Wolfsburg. No, scusami, che cazzo di torneo è? Torneo a cazzo. Qui c'è il Bern, il Genoa, il Lecce, la Cremonese, la Salernitana. Perché? Qui c'è il Torino invece. C'è il Torino, la Sampdoria. Cosa mi metto a metà? Mi metto. Va bene questo, eh? Se vuoi soldi il primo, però è più difficile. Vabbè, mezza stella in più sarà tanto così difficile. Comunque rinnovate, rinnovate, rinnovate. Il Discord solo per i sub, il video solo per i sub. E siamo... Ieri siamo arrivati al livello 6 del treno, ma il 10 è dietro l'angolo, ce la possiamo fare. È una versione nuova delle mie, gatto bello. Ma le mie sono doppia fonte, eh? Vai, andiamo sul difficile, andiamo sul difficile. Ci credo, ci credo. Ok. La Roma presenta il neoacquisto Dybala. È famoso il Dybala. È famoso lui. Il Napoli accetta 42 milioni dal Chelsea per Kalidou. Ok? Come posso... Allenamento. Dai, che magari mi spiegherà i tasti. Ho anche 6 messaggini in arrivo. Come vedo la posta del cuore? Così. Non lo voglio leggere, non voglio leggere. Perfetto. Boom. Allenamento. L'elemento migliore è lucidità dei giocatori a discapito della forma fisica. Ah, figa questa meccanica! Quindi, se io li alleno, loro saranno più fiduciosi, però più stanchi. Ma è carina come meccanica, non lo sapevo. I giocatori che non si allenano recuperano forma fisica, sacrificando parte della lucidità. La lucidità ottenuta in allenamento e scendono in campo... La lucidità ottenuta in allenamento e scendendo in campo aumenta la capacità dei giocatori di fare bene in partita. I giocatori poco lucidi non si esprimeranno al meglio delle loro possibilità.
ci sono gli esercizi. Suoi. Svolgi quel tuo. Che cosa carina! Simula tutto. No, vuole giocare. Ma guarda che ci sono le facce loro. Svolgi il primo esercizio. Lo faccio. Con il primo esercizio, prestazione del giocatore verrà valutata in base al grado massimo ottenuto in precedenza. No, ma faccio io, faccio io. Allora, L di dribbling. LT proteggi la palla. Ok. LB più L dribbling laterale. Ok. Ci sono. Ma che visuale mai questa? Che devo fare? Devo fare così. Papalos mambo piripipipi. Ho fatto giusto? Ah, ma devo fare. Ah, devo semplicemente prenderci nei buchi. E tiro. Pum. Ok. Buono. Ma guarda che roba. Guarda che roba. Guarda che stretta che l'ho fatta. Musica forse un po' alta, devo abbassare. L'ho missato quello, scusami. Proteggo la palla. Proteggo la palla. Pum! Aspettate che abbasso un pelino la musica, che è un po' impertinente rispetto al resto. È già bassa in realtà di suo. Tarto. Guarda che c'è Ted Lasso lì, piccolissimo. Ok. L'ho missato, non importa, perché io sono un campione, guarda. Op, op. Deve andare avanti tanto sta rottura di cazzo. Ok. Mantieni A, contieni. B, contrasto in piedi. Scusami? Impedisce a squadra avversaria di segnare. Ah, ok. Con la A si contiene. E con la B si contrasta. La B credo sia la scivolata. Contieni non lo so. Si tratterrà. Non so dire. Cambia giocatore con l'LB. Tieni premuto per far uscire il portiere. Madonna, il triangolo per far uscire il portiere. C'è dei tempi del 98, me lo ricordo anch'io. Boom. Aspetta un secondo che devo alzare un po' il volume del gioco. Non posso? Cioè non c'è un menu qua. Ma veramente? Vabbè. Allora, aspetta che lo contengo. Grandissimo Dixon. Ma ci vado in scivolata? Niente. Sbaglio, c'è un effetto scia terribile. Ma ha scattato o sbaglio? Oh mamma mia. Possibile che giri male? Ti è scemo. Ah! Ma è normale quello che sto vedendo? Mamma mia, vieni qua. Ti ammazzo. Porca troia. Vieni qua. Vieni qua. Tiè, mia. È vero che non gira male il gioco. C'è qualcosa che non va. Hello, Brian. Che palleggio. Boom. È normale. Quindi cosa devo fare? Grazie al pesce diavolo. Che sta follia. Gatto e fiume nella stessa live, hai visto? Ah, passaggio raso terra con la A. E con la B si fa il tiro. Boom. Ah, quindi devo fare. Una volta era il triangolo il filtrante. No, si pronuncia. Boom! No? Ah, scusa. Riprovo. Che devo fare? Ho capito, ho capito. E qui Gianfranco. Oh streghetta, c'è anche un signore qua. Ma è Roy Kent che sta correndo in tondo come un pirla? Ah, che scherzone che t'ho fatto, Roy. Guarda che triangolo. Pum. No. Vabbè dai, va bene. Ma quindi Roy Kent non allena qui? Il pallone che scotta. Ok. D. Vabbè.
Però è buona, insomma. Allora, la musica è troppo alta rispetto al gioco. Non tutorial. Scusa, dove cazzo è il menu di questo gioco di merda? Ma non è possibile. Personalizza? Ma mi sembra strano, eh? Ah, impostazioni, è veramente lì. Perché c'è la musica... No, 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 non voglio uscire, non voglio uscire, non voglio uscire. Fermo, fermo, fermo. Ah no, gioca Roy! No, non è vero. Cioè, questo qui è Roy Kent. Voi non lo vedete, ma è Roy Kent. Non so. Ne ho fatti anche abbastanza bene. Boom. Che devo fare? Gestione squadra, vediamo un po'. Ma lei ci ha spiegato sta cazzata. Ho capito, sì. Il morale, devo farli contenti. Io gli regalerò una pizza. Piani di giochi. Piani di giochi. Sì. Attacco. No, beh, non tocco questo qua. Ero solo curioso. Ah, vedi che c'è anche la barretta della stanca? Carina. Eh sì, eccolo qua, Roy Kent. Ma quindi è vecchia questa cosa qua? È in centrocampo lui. Aggiorno le rose, aggiorno le rose. Non è vero un cazzo, è vecchissimo sto coso qua. Perché il nuovo come si chiama? Il nuovo capitano è Mekadu. Vabbè, che gioco di merda però, eh. Mi ha fatto l'aggiornamento delle rose ed è una cazzata. Le rose sono aggiornate delle squadre vere. Perché no questa, scusa? Che poi c'è uno senza faccia. Mi aspettavo un lavoro migliore da parte di questi di Electronic Arts. Però effettivamente stiamo parlando di Electronic Arts, quindi... Boh, avanzo allora. Buongiorno, Lasso. La squadra Real Madrid si è detto interessata ad acquistare Jamie Tart. No. Che succede? C'è Mbappé. Offerte in arrivo. Ricevere offerte da altri club interessati all'acquisto dei tuoi giocatori. O a titolo definitivo in prestito. Per condurre trattative delle gare del tuo assistente. No, però la musica è troppo alta. Porca di una puttana. E mi dà fastidio il fatto che sia così alta. Perché non so se riesco ad abbassarla in alcun modo. Eh no, se io faccio così non cambia niente. Va bene così? Poi io me la abbasso a cazzo. Va bene così? Vi siete impallati? Che è successo? Ragazzi? Da proprio adesso si è fermo. Che succede? Va bene, ok. Sì, vabbè, non voglio nessuno comunque. Allora, gli dico di no. La squadra del Madrid è interessata. Boh, gli rispondo. E gli rispondo: rifiuto l'offerta e vado avanti, signor Mike. Rifiutata. 71 milioni, però mi facevano comodo in tasca, ecco. Boh. Bene, possiamo andare avanti? Allenamento ancora. Ma quando è che gioco la partita? Lo simulo, dai, che tanto ormai sono esperto. Sì, avanza. Ancora. Roy Kent. Ma non mi... Non voglio... Oh, mamma mia. Rifiuto e vado avanti. Compro una vocale. Ma si gioca prima o poi questo videogioco del pallone? Guarda la chat giocatore. Cos'è la chat giocatore? L'SMS? Allenamento. Simula tutto. Sì, voglio giocare. Di, ma hanno fatto merda, hanno fatto. Vabbè.
avanza. Ciao Gabriel, guarda, chat giocatore. Ah, aspetta, questa è la chat giocatore. Salve mister, a nome di tutta la squadra do il benvenuto alla formazione. Grazie. Entusiasta per il futuro. Ecco qua, e mi è salito il sorrisino. Boom. Allenamento. Simula tutto. D, sempre D fanno. Avanza. Giorno di riposo. Grazie, grazie. Saluti, saluti a lei, signor Gardner. Grazie, grazie. Mazza, che rottura di coglioni. Piazza, buongiorno signor Gatto, posso aprire un nuovo e torno alla tesi, buona giornata, altrettanto, grazie. Allenamento, questo lo faccio io perché giusto non... Sì. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Ecco, almeno facciamo così, no? Vabbè, non l'ha buttata dentro, l'importante è quello, no? Vai sui calcagni, Ale. Bostia! Oh! No. Se ti metti a fare tutti gli allenamenti... Ho capito, però mi dà pochi punti perché non ho fatto gli allenamenti buoni. Scusa, eh. Che rottura di coglioni. Come si corre? Con il grilletto. Simulo tutto, vedi? Avanza. Non mi interessa. Allenamento. Simula tutto. Se fai simula avrai un risultato mediamente buono, ok. Ok. Avanza. Allenamento. Simula tutto. Avanti. Se premo Y mi dice questo. Che vuol dire? Blocca l'avanzamento quando ricevi mail riportato come offerta di mercato. Ignoro le mail. Ignoro i giorni di allenamento. Quindi si va direttamente così. Già penso voglia. Per forza volevo giocare. Non sto giocando. Cazzo, la base del gioco. Passata un'ora, ancora non ho visto la squadra. Che cazzo. Le mail non ignorarle. Sicuro? Sono importanti le email? Poi ne ho una non letta da non so chi. Interessante l'acquisto di Colin, ma non voglio comprare nessuno io. Rifiuto. Ah, vogliono Bisagna al Milan. Già rifiutato, già rifiutato. Questo manco so chi è. Boom. Carriere allenatore è così. Ah, vabbè. E allora ho sbagliato io. Programma settimanale devo fare. Regole del calendario. Personalizzazione, questa qua. Quindi posso andare direttamente alla partita così, no? Oh, c'è l'amichevole. Vado qua? Come faccio? Non posso. Non posso skippare però. Non va. O questo, aspetta. Ok. Avanza da qua, è da qua, è da qua, è da qua. Boom.
Quindi adesso io posso arrivare qui. Si perderà tutti i messaggi principali del club. Inoltre, tutte le partite saranno simulate. La gestione della squadra verrà affidata all'assistente allenatore. Va bene così? No, è il contrario, Gabbè. Proprio voglio giocare, voglio. Cazzo. Boh, ok. Tanto apro un po' la finestra qua. Mentre mi deve anche far aspettare i giorni. Mi deve far aspettare. Almeno su Formula 1 c'era qualcuno che mi parlava, mi raccontava, c'erano delle voci del doppiaggio. E adesso è una rottura di coglioni. Va bene. Posso giocare questa partita o no? Boom. Vediamo la classifica. Siamo primi, ma come tutti. C'è il Bologna anche, vedi? Vale. Scendo in campo. Scendo in campo, sì. Sì. Azioni salienti non è un problema. Allora, però non mi ha spiegato i tasti. Non importa. Siamo contro il Getafe. Il Getafe Club Football. CF. Ok. Ok, va bene. Qatar Airways. Quello che ho preso io per volare non è così bella. Effetto passaggio. Se fammi giocare. Marmot. Non c'è due senza... Non mi ricordo come finisce. Secondo me due senza tre. Bahia Arena protagonista di questo match. Finalmente qualcuno che parla. In campo in attesa del calcio d'inizio. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Grande Lele. Coppa internazionale europea che si apre con la prima partita della fase a gironi. Subito in pario, tre punti pesanti. Oh no. Sono tutti presupposti per non annoiarci. Match che segna il loro esordio in questo precampionato. C'è grande curiosità per capire a che punto è la preparazione. Gli allenatori possono anche approfittarne per fare degli esperimenti, magari lanciando qualche giovane da inserire gradualmente. Cosa fosse per dire questo? Che paura che mi ha fatto. Occhio alla progressione. Il cross. Traduzione al centro. Vediamo se riesce a passare il difensore. Quasi però. Palla ancora buona dopo la spinta del palo. Come si fa? Non so i tasti. Tiè. Allontana il pericolo, che bella. Solo questa frase. Ha impedito loro di passare a condurre. La conclusione respinta dal palo, portiere battuto. Dove sono io? Aspetta, mi è arrivata la notifichina, scusi. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la mette. Sa di avere i riflettori puntati addosso, mi piace un sacco questo doppiaggio. È un bomber di razza, un finalizzatore implacabile. Quando c'è da buttarla dentro, lui risponde sempre. È romagnolo per caso questo signore? Di vista, Pier. Guarda, puff! Bang! Niente, ci ho provato. Opla! Attenzione, errore grave! Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. Non volevo fare il passaggio. Come va l'audio? Possesso sull'errore del portiere. A chi la passo? Non lo so proprio. A lui! No! Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. Me l'ha proprio pulito il bersaglio, sì. Opla. Decidono di pressare il portatore di palla. Pallone riconquistato, possibilità. E guardala un po'. No. Cerca una linea di passaggio. Ma è pieno di gente sto cazzo di area di rigore. Allora, tiè. Può calciare in porta. Potevano sbloccarla qui. Palla gol cestinata malamente. Pier. Palla gol cestinata malamente. Ma è bellissimo. Non è stato all'altezza della sua fama qui. Tira la palla. Ci sono 45 persone. E che tira la palla. È come quando era il campetto da piccolino che prendevo a pallonate il muro. Tira la palla. Maksimović, grandissimo. Olè. Recupera palla con questo intervento. Ma non dice il nome di Obisani, eh? Corro. E freno all'improvviso, non se lo aspetta. Passaggio così, tiro. Mannaggia, però era bello, dal palo. Era bello. Era bello, bellissimo. Guardalo lì. Di poco. Ma devo anche mirare quando tiro la pallonata? C'era scritto bello, effettivamente, onore del vero. Aiuterebbe, che cazzo ne so io? Ok. Tackle robusto. Papalos, mambo, piribibipi. Che fa? Mi arriva sui tacchi. Mi vuole fare un fallaccio questo qua? No! Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Tu dici, eh? E invece! Però è impossibile. Scusa, mentre tengo premuto troppo alta.
Dimmi. Oh, troppo bassa. Dimmi di più, dimmi di più. Come vediamo funziona? Come controllare meglio le conclusioni. Ah, ok, dimmi. Più tieni premuto il comando per il tiro, più è forte. La conclusione risulterà potente e alta. Ah, è alta anche. Se esageri con la potenza, il tiro si alzerà troppo. Ok. Meno tieni premuto il comando per il tiro e okay, meno la conclusione risulterà potente e pericolosa per il portiere. Ok. Quindi una media. Il comando per il tiro per imprimere la giusta forza in base alla tua distanza. Ma quindi non ci va la mira. Ops, riproviamo. Ah, un tiro perfetto. Torna a giocare e riprova. Quindi il cono che si va a creare non dipende da dove muovo l'analogico. Ok. Bastava dirlo. A posto. Quello sono io. Ma David Soria è sponsorizzato da Tecnocasa? Eh sì, eh. Grandissimo. Oh Lilli. Oh lalla. Faccela vedere. No. Un po' dannata questa. Aia, ma me l'ha ucciso. Ma scusami, non gli si può fare niente a questo signore? E dai. Le statistiche sul possesso palla riflettono la netta supremazia territoriale da parte della formazione di casa. Ma come cazzo parla? Non sono riusciti a finalizzare tuttavia la grande mole di gioco creata. Tante occasioni sprecate per loro. Devono essere più cinici in zona gol se vogliono portare a casa la vittoria. Sai, a volte quando si sbaglia tanto poi si rischia di subire una beffa. Provano ad avanzare. Vabbè. Vidal. Scusate, ho avuto un momento. Si coordina e va. Ho avuto un momento di mancamento. E salva la sua porta. È stato un momento bellissimo. Sembrava mi volesse proprio prendere per il culo. Ma se rimettono lì per lì o se ne scrivono? Perché ok, ah, su FIFA sono frasi registrate qui. Però se cioè uno riesce a fare una frase così completa con una supercazzola così prematurata dal nulla, ma che sono dei campioni del mondo loro. Altro che. Allora, vi togliete dei coglioni o no? Bravo, Siemo. C'è spazio per il contropiede. È mio quello lì in basso a destra? No, non è mio. È l'arbitro. Le guardialine, scusami. Guarda che cross. Pom. Prova a metterla dentro. Niente. Un minuto di extra time. Ma Daniel Fama per queste uscite. Sì, però è un genio. Cioè, è incredibile che riesca a tirar fuori una frase così guadagna lunga. Derby. Basta wow, così, dice l'arbitro. Tutti negli spogliatoi. Di petto volevi buttare in poi, perché non si può? Evitato, c'è scritto nelle regole che è evitato. Cosa fa? Mangia la gomma americana questo qua. Sto diventando un bolognese, eh. Sembrano i vecchietti ignoranti al bar che non sanno italiano, ma cerchi di darsi un tono con parole tutto grosse pronto, a caso. Fischia il calcio d'inizio. Non lo so, sembrava quasi un Dante Alighieri. Che può calciare in porta. Potevano sbloccarla qui, palla gol cestinata malamente. Pier, sembrava tutto apparecchiato per il gol del vantaggio. Ma è bellissimo. Conclusione potente, non distante dal palo. Può andare in porta qui. No Gabriel, hai sbagliato lo slash. Conclusione forte e imprecisa, palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni, ha preferito andare direttamente in porta. Con difendi premi le B per cambiare giocatore automaticamente. Cambierà con quello che vuoi. Colpizione, ok. Con difendo, ok, sì sì. Il portiere si tuffa e salva la sua porta. Oh, comunque possesso palla, devo dire che sono messo bene, no? Adesso devo correre verso a sinistra, giusto? Perché è così che funziona. Comincia ora il secondo tempo. È dottore del buso del cu, vaffanculo. È questo che stiamo cantando? Papalos mambo, piribibippi.
Mambo. Non volevo passarla a lui, ma va buono. Ale. Ha spazio olé, davanti a sé. Guardalo, guardalo, hopla. Intervento volante. Però. Sai che giocare l'esordiente? Ho capito. È la prima volta che gioco a questo gioco. Che devo fare? Mi volete criticare ancora un po'? Muovi L per spostare visuale in orizzontale. Fin qui, ok. R per imprimere l'effetto al pallone. Vado con l'A però. Troppo lunga. Ma non è vero. Ma non era quello che volevo fare. Nessuno pronto a sfruttare il corner. La difesa ha buon gioco. Perde un pallone pericoloso. No, ho provato, ci ho provato, ma opla. Papalos Mambo. No, grande dai. Intervento del difensore. Grande intervento del difensore. Bravissimo, invece. Ma perché ha tirato a destra? Era a sinistra il cono. Era perfetto. Partita vana di emozioni. Due portieri poco impegnati finora, col punteggio che resta inchiodato sullo 0-0. Ma che cazzo dici poco impegnati? Serve davvero la giocata di un singolo per sbloccarla e stappare il Nespier. Ottimo intervento in copertura. Attenzione al pressing qui. Mancava solo la conferma che è arrivata. Gulaxi ha completato il passaggio al Tottenham. Guardala bene questa, occhio, fischia l'arbitro fuori in gioco. Una condizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pierre, e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. È vero. Così che funziona. Come si fa a rompergli le gambe, sti stronzi? Ecco. Riconquista la palla. Pelu, grazie mille per la sub. Hop! Accompagnano l'azione. Hop! Possono passare in vantaggio. Palla in rete, stavano dominando ed è arrivato il gol. Ha preso palla, ha puntato la porta e ha fatto secco il portiere al termine di una cavalcata inarrestabile. Che gol! Al termine di una cavalcata inarrestabile, me lo devo scrivere qui. Gli faccio i baffi così a 3500 sabbia. Me lo tatuo, non mi sembra un po' eccessivo quello. Gara che riprende col Getafe che è passato in svantaggio e serve una reazione. Non riesco a capire bene come funziona questa cosa dei passaggi con la colonnina qua, con la freccetta, però va buono. Segue qui dell'avanzata, buona Hopla. Possibilità. E c'è il gol, li hanno fatto subito, un'altra difesa evidentemente ancora sotto shock. Gunther, mi devo mettere anche gli occhialoni però per fare Gunther. Possiamo rivedere meglio qui l'azione precedente. Il gol è da dividere a metà, è tra l'autore del tiro e il portiere, perché il primo, certo, bravo a trovare il varco giusto, ma il secondo a farsi sorprendere sul proprio palo. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro non mi gol sembra, e vantaggio che si allarga. Che sta succedendo? Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. No, guarda che me la butta. Capito? Ottima spaccati lettura di gambe difensiva. Attenzione, Rojas. Ci prova e arriva, la butta 3-0. Sembra davvero inarrestabili. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere. Lo ha fatto. Che mi ha tifato contro qua? Col pronostico? Voglio i nomi e i cognomi poi, eh?
ora conducono per 3-0. Occhio allo spunto in velocità. Ha un'autostrada a disposizione. Non è finita. Grande riflesso del portiere su questa conclusione. Ma che faccia aveva? Ha evitato un gol fatto. Era uno di quelle maschere Kabuki, era. Era estremamente contrariato. Non riesco a capire i tasti. Occhio al tiro della bandierina. Vabbè. Senza problemi, portiere sulla traiettoria. La ributto di là. Kent è stanco, però la barretta corta. Avanza col pallone tra i piedi. Rojas. Da lì può provare. Tiro murato. E là, fallissimo, ma è rigorissimo. Cos'era quella roba lì? Vai a perdere. Fa culo, scemo. Può segnare da lì. Fa culo. E c'è il gol. Partita in cassaforte adesso. Stava schiacciando un pisolino qui, Lesto l'avversario a rubargli la palla e far ripartire l'azione che ha portato al gol. Lesto sono stato. E sulla palla mi ha capotato, mi ha... Cosa sta facendo? Rigore, vale tutto, vale tutto. Questa gravissima, squadra gravissima. È una distanza profondissima quella che separa le due squadre. Sì, sì, ci sono io, ci sono io, vai, ci sono io, ci sono io. Ancora 3 minuti da giocare. Ah. Addirittura, Che fai? Aia! Maleducato. Hopla. Hopla, Rojas. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Gol che ci viene riproposto da altra angolazione. Da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante. Bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere. E ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Match a senso unico. 5-0, una lezione. No, è che non può correre Kent, è stanco poverino. Finisce qui, ottimo risultato anche grazie al fattore campo. Hanno fatto meno cos'è fatica del previsto ad imporsi contro una squadra perché giochiamo in casa? Stranamente apparsa troppo rinunciataria. Parte del merito va anche a loro naturalmente, hanno spinto con forza, convinzione, qualità. È secco, è un po' troppo secco Ted minuto. Vedi. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. La sua ha dimostrato di avere di un nome vivo addosso, Pier. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi, per la sua prestazione. Abbiamo battuto il Gaetano FC. Solo il 2% ha votato contro Gatto e ha perso. Si coordina e va. Piazza Punisher per i 67 mesi. Il portiere si tuffa e salva la sua porta. Mi diletto nel calcio, hai visto? Hai visto? Intervento volante. Accompagnano l'azione. Ho votato 10 punti e 20... perché non è stata combattuta, perché se tutti votano lo stesso e ovviamente te la paga di meno. Va bene, va bene. Ho fatto anche tutti gli obiettivi, sono stato bravo. 5-0, sono stato bravo, dai. Pensavo di divertirmi di più comunque. A livello di gioco, la telecronaca è attualmente la mia killer app. Com'è che ero andato lì? Da qua? Andiamo contro il W qua.
Dove alzare la difficoltà? Eh no, adesso mi è andata bene. La prima partita in assoluto, non so i tasti, perché il gioco non me li ha spiegati, però con calma ci stiamo arrivando, dai. Quello di difficoltà deve essere, ma appena ti contrastano, si spostano quando vai in attacco, è normale che non sia molto stimolante. Provi ad alzare un pelino. Però non so i tasti ancora. Ha senso, secondo voi, alzare? Perché non vorrei poi dopo diventare un sucone. Perché adesso non sapevo neanche come si tira in piove porta. Piove su Dortmund, qui al Signal Iduna Park. Piero Gepardo pronto a raccontare le emozioni del match. Grazie Stella per i 28 mesi e Mollica per i 49. Upsa gara. A gironi di questo torneo. Siamo gli arancioni noi? Gara ricca di contenuti, tutta da seguire. Seconda partita della fase gironi. È importante non lasciar punti. Devo andare per a sinistra. Si punta al passaggio del turno. Lascia stare che è un amichevole. Questi tornei sono molto utili per testare la condizione della squadra. Bisogna come mettere passare minuti importanti nelle gambe e poi comunque c'è una coppa in palio per il vincitore. Segue nella sua fallo. Che cazzo succede? Si fanno vedere i compagni. Oh, e tiro invece. Prova la conclusione. Ah, la Crocs me l'ha presa. Aspetta, che faccio così? Opla! Niente, non ce l'ho fatta. L'allenatore ha deciso di gettarlo subito nella mischia. Vedremo se la sua fiducia verrà ripagata. C'è grande attesa per capire come sarà il suo esordio. Serviva un giocatore in grado di garantire qualità e sostanze in mezzo al campo. Perché ho tirato sbagliato? Volevo farlo correre. Sì, per ripartire l'azione, ma anche bravo a inserirsi. Ma perché è caduto? Poi gli spazi creati dalle punte. Perché è caduto quello là? Vedi che già qua è più difficile perché la squadra numero 2 che mi combatte. Avanza palla al piede. Può andare in porta. Porca vacca. Dice di no. No, devo farlo più potente quando me la passano così. Okay. Vediamo come se la cava qui. E dai! Entra in modo perfetto. Sì. Come? Ha più soluzioni. Hanno il pallone per condurre. Pizzico di fortuna qui perché non aveva indirizzato male. Però Dredge non mi ha entusiasmato fino in fondo Cold, purtroppo. Sto giocando a FIFA perché sto giocando con Ted Lasso. Io so che tu guardi solo anime giapponesi, ma ti consiglio veramente tanto di guardarti Ted Lasso. Fallo, fatti un favore Cold, fatti un favore. Adesso te lo guardi tutto stasera, tra oggi e domani in ufficio. Chiudi la live e poi domani ne parliamo. Dottore del buso del culo. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Niente, non inventano niente. Va bene? Guarda come corro! Miri. Porca troia. Bisticciano. Arnold. Schwarzenegger. O il mio amico. Opla. Contrasto vincente. C'è spazio, occasione. E allora vaffanculo, non mi vengono questi tiri. Era una conclusione questa da sfruttare meglio, Pier. Non si possono sprecare questi palloni. Lo so. Comunque vi ricordo che oggi è il mod day. Tutte le donazioni vanno ai moderatori. Eravate belli caldi stamattina, poi è partito il pallone e vi siete raffreddati. Interviene sul rilancio, c'è una nuova possibilità. Che cos'è successo? Aumenta la pressione. Percentuali sul possesso palla praticamente uguali. Opla. Hai visto? Hai visto che 1-2? Non è vero. Poca emozione, credo, ancora meno conclusione. Ci vuole ma devi stare tranquillo, giocata. Documentario solo con la voce. Un singolo può far saltare il banco.
Ma come cazzo parla? Vaffanculo, scemo. La potenza di un singolo può far ribaltare il banco. Aspetta la conclusione. Ah. È sopra l'Abercaster. Io continuo a non capire la potenza dei tiri che ci vanno qua con... Poi capisco perché i giocatori di FIFA sono sempre tutti incazzati. E sti commenti ti sono veramente... Ti fanno girare i maroni. Infiltrante. Può andare nello specchio. La parata di Castells. La parata col cazzo, la parata. Boh. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Ho visto, ho visto. Ma i passaggi sono per i pezzenti. C'è uno a cambiare, se è stanco? Ah sì? Obisai è stanco? C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Ma in che senso? Ah no, all'inizio della partita. E c'è gente stanca effettivamente. Meno uno. E non è meno uno, fa meno di più. Non me li fa la comparison? Fa più cagare in tutto, però Montladeur qua. Vabbè. È che me li devo far riposare per le prossime partite, giusto? Sì. Perché c'è un bollino rosso su di lui? Ah, che lui è attaccante. Ah, scusami. E non gli comoda stare in centrocampo. Ok, qui mi serve un... Cos'è? Diocesi cristiana. Cosa devo mettere? Cos'è di C? E non so... Di C. C di C. E non ne ho altri però di C di C. Ascolta, non sta a rompere i coglioni, vai, te sei attaccante, va bene uguale. Difensore centrale, come ci sarei dovuto arrivare? Che si riposino un po' tutti. Boom. Detective Comics. Metti i portieri in attacco, va che si può fare, la vinco comunque. Equilibrato, mi dice. Posto, posto. Mi ha detto che sono equilibrato. Ripresa che ha dunque inizio. Guarda Rojas, fallo. Ottimo intervento in scivolata. Ma vabbè. Oh, fallo! Rode. Rohaid. Bestia, ma sono diventati fortissimi. Intervento fondamentale. Hai capito? Fondamentale. Prova ad aprire verso il compagno. Opa. L'accelerazione è peccato, però ci ho creduto fino in fondo. Spazzano via il pallone. Pong. Dopo le molte voci di questi giorni, adesso è ufficiale, Fernando ha completato il trasferimento all'estero. Questa potrebbe essere l'ultima squadra della sua carriera, Pier. Non è più un ragazzino ed è difficile anche che possa continuare a giocare per diversi anni. Sale il pressing. Ma di chi? Buono il recupero del pallone in fase di pressing. Prova ad andare. Ho capito, però devi tirare quando te l'ho detto. Traccia del portiere. Parlava di me? Ha detto Fernando, mi pare abbia detto, però. Non mi chiamo Fernando. Oh. Non può sbagliare da lì. Guarda, tiratissima. Cercano il gol, hanno questo calcio d'angolo per spezzare l'equilibrio. Occhio. Ma me l'ha tirata veramente tanto. Parla di un giocatore che è stato venduto, ma tipo chi? Vabbè, vado di cross allora. Troppo. Occhio al cross in mezzo.
ha cercato un super gol con questa conclusione al volo da elogiare. Fernando, e chi è Fernando? Pallone che lo conosce? Perso abbondantemente sul fondo. Non l'ha presa bene, è uscito fuori una conclusione sbilenca. Sbilenca. Posso dire comunque che non mi sto divertendo granché come gioco proprio. Non mi sta entusiasmando. Tackle vincente. Poi magari sono strano io, ma... Formazione ospite scatenata nell'ultimo quarto d'ora. Si gioca praticamente in una metà campo. Non sono riusciti a finalizzare tuttavia la grande mole di gioco creata. Tante occasioni sprecate per loro. Devono essere più cinici in zona gol se vogliono portare a casa la vittoria. Sai, a volte quando si sbaglia tanto poi si rischia di subire una beffa. Ha più soluzioni. Ed è un insegnamento per la vita questo. A volte quando si sbaglia tanto poi si può finire con una beffa. Oh, che succede? Complicata qui. Mi ero distratto nei discorsi qua. Rode Rohai. C'è spazio sulla fascia. Ha il pallone per il vantaggio. Che è successo? Contratto decisivo questo. Ma allora, ma la buttiamo dentro sta palla. E la fa il culo. Traversa, pallone che torna in campo. Non sono stati assistiti dalla buona sorte sulla conclusione di poco fa. Abbiamo subito una beffa. Non ci sarebbe mai arrivato. Il palo ha negato loro il gol del vantaggio. Occhio, per un'occasione grande questa. Intervento del portiere che non è definitivo. Il culo, e c'è il gol. Ha colpito sulla respinta del portiere. Ottimo intervento. Che palle. Questo replay del gol. Sulla prima conclusione il portiere era riuscito a metterci una pezza, ma si è dovuto arrendere. Grazie Giulio. Perché per i 21 mesi. Imparabile. Dio mio. No, si pronuncia Anco. Trova il vantaggio al tramonto del match. Doccia davvero gelata per gli avversari. Ma no, vabbè, perché 1-0, poverini. Dagli il tempo. Oh là, guarda. La legge bene, intercetta il pallone, non era difficile. Si libera bene, occhio perché è solo. Ha avuto l'occasione per blindare la vittoria, ma l'ha sprecata. Potevano chiuderla qui. E invece dovranno soffrire fino alla fine. Optano per il cambio. Pronto a bordo campo per entrare. Potevano chiuderla qui. E invece dovranno soffrire fino alla fine. Vabbè, queste cose. Mi dispiace un sacco per questa gente che dovrà combattere in questa arena dei gladiatori. È pericoloso. Lascia partire il cross. E il pallone finisce. L'ho blindata, va bene. Coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Esultanza caratteristica. E rivediamo fatta vedere. Gol. Gran parte del merito va all'autore del cross. Si è coordinato bene e ha combattuto il portiere con una volée imparabile. Pong. E lui fa ed è caduto tutto rotto. Va bene, va bene. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Tantissimo. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. E vedi, se la passi bene poi la perdi. E interrompe l'azione avversaria. È mia! Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Può trovare il gol. Pallone in rete e trovano il gol del più 3 in questo finale. Gara che sembra ormai aver detto tutto. Guarda come si ricopre. Meglio l'azione del gol da un'altra. Ma non me ne frega un cazzo. Il difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Un gol facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Pericolo, ecco il tiro. Grande parata questa. Ma confettura, la prossima cazzata del genere ti banno. Amore, ma sei in palestra, cosa... Ah, no, no, non serviva, Gabriel.
Bastava, era la prima proprio, bastava, va bene. Va bene. Occhio al corner. Occhio al corner. Fallo, rigore. Finisce qui con la testa della formazione ospite per questo. Era la seconda, perfetto. Il risultato grazie parla a Giulia chiaro, per 14 mesi. Lungo e largo. Si è visto già dai primi minuti che erano in palla, poi hanno preso ancora più fiducia e hanno schiacciato la formazione avversaria nella propria metà campo e sono andati a prendersela questa vittoria. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. C'è la sua firma su questa vittoria, Pier. Per lui una prestazione davvero notevole che va al di là della doppietta messa a segno. E i difensori se lo sogneranno anche stanotte. È stato un vero incubo per loro. Eh sì. Ha più soluzioni. Suo figlio si è già a casa. Ma è durata niente. Leila. Avanti. Ale, avanti. Programma settima, devo andare sempre qua ogni volta. Puoi premere qui e andare a giocare contro. Comunque non lo so, al di là della telecronaca il resto non mi sto divertendo come pensavo mi sarei divertito. Ah, dalle 9 alle 10. Grazie Berto, happy anniversario, grazie per i 65 mesi e vi ricordo che è il mod e quindi donate per i moderatori. Cambia inquadratura. Come si fa? Però se metto la telecronaca in inglese non è divertente. Si fanno sentire i tifosi al Signal Iduna Park. Si gioca sotto. Dipende quanto ti aspettassi un gioco sole. Di calcio, non lo so. Un caloroso saluto da Piero Gipardo, con me come sempre Daniele. Posso zoomare in un qualche modo? Metti campo largo. E come si fa? Questo? No. Impostazione telecamera. Impostazione di gioco? Così, campo largo. Vediamo. Era Dani. Prima parte di questo torneo precampionato che si conclude con la terza sfida della fase a gironi. Effettivamente adesso un po' old school, mi piace. È quello che ci aspettiamo tutti. Ultimo impegno per loro in questa fase a gironi. Vorranno chiudere con un bel risultato e questo darebbe provato, sicuramente non so fiducia per proseguire uno zero meglio lì. La preparazione. C'è spazio davanti. Aiao, aiao. C'è una buona Opla. Occasione. 1-0, c'è il gol del vantaggio. Buongiorno, buongiorno. Non stai rinnovando Belzebù comunque. Gol scaturito da un ottimo pressing che gli ha permesso di recuperare palla e i segnalini a schermo? Quali segnalini a schermo, Gabriel? Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Scemo, scemo, ti picchio, cazzo. Vieni qua. Se ne può andare adesso. Possono far male da lì. E c'è il gol, 1-2 micidiale. Lo vedi che ti citasti, però mi serve. Belzebù, ci riprovo, grazie per i 29 mesi dall'ambulatorio. Replay che mostra come il gol sia frutto di un pressing ben portato, efficace, hanno recuperato. Dai, alzo la difficoltà, come si fa? Non posso, immagino. In gioco no, immaginavo. Palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Può cercare il tiro da lì del pubblico. Buona l'esecuzione, ma la mira non all'altezza, palla sopra la traversa. No, in partita infatti... No. Per curiosità, magari si poteva fare. Posso picchiarlo? Perché non c'è un tasto per tirare i cazzottoni? Ottimo intervento. Ah,
È mia la palla. Avanza verso la porta. Grazie Shuntaro da parte dei mod. Se lo beve. Non glielo posso dire. Forse questo le rinfrescherà. C'è gente qua però. Come l'ha rinfrescata tanto? Così va il meglio. Il cross. Palla che spiove. Evviva il palla che resta lì. Tanti minori di tre. Tanti minori di tre anche a lei. Grazie. Non glielo posso donate dire. Donate per i mod. Chi altro è? Come l'ha rinfrescata tanto? Così va meglio. Un caffè per i nostri bellissimi modi. Prova ad aprirci un barco. Ma non lo trovo il barco. Così. Da, l'ha persa. E invece il filtro. Ottima e il tiro. Qui. Autogol del portiere. Grazie anche ad Aurora da parte dei mod. Della sua prestazione. Beh, direi proprio di sì. Come lo picchiano? Palla lo picchiano. Che è terminata in rete nonostante il tentativo disperato del portiere. L'ha toccata. Ma non quel tanto che bastava per toglierla dalla porta. In realtà sì, solo che l'ha buttata dentro perché coglione. L'ha toccata e l'ha aiutata. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Questo era un commento effettivamente vero. Non gli si può dire niente. Mette la palla al centro. E dai. Allontana il pericolo. Tenta la conclusione. Fa il suo dovere qui il portiere. Il baffo di Ted Lasso a 3.500 me lo faccio uguale. 3.500 sub. Rinnovate. Se lo fa il portiere non è autogol. Tu dici, vabbè. Mi fido. Corner battuto in mezzo. Il corner è battuto in mezzo. Qui c'è l'attacco. Che figo questo effetto voce. No, questa la palla bene interrompendo una potenziale occasione. Ma è detto Kainz. Il cross in aria. Il tiro che cos'era? Troppo sul portiere che può controllare. Il portiere può controllare, quello è il problema. Ma che i portieri sono infimi, controllano tutto. Se ne anche va in famiglia. Attenzione, ci sta provando. Tiro che non può impensierire qui il numero uno. Non può impensierire, no. Accompagnano l'azione. Aia. Ha intercettato un ottimo pallone evitando guai. Evitando guai. E c'è il gol, diventano 4 i gol di vantaggio. Evitando i guai. Oh Ricky, sto facendo gol. Sì, e allora non ho capito dov'è che vi dovete lamentare. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da questa palla rubata. Vedi in questa zona pericolosa? Vedi? La difesa ha dormito, è stata punita. Vedi? La difesa ha dormito ed è stata punita. E si è creato un momento di imbarazzo. Risultato comincia ad assumere veramente proporzioni molto pesanti. No, che cazzo è successo? È inciampato. Hanno spazio per ripartire. Perdono il pallone. Di nuovo. Lo riprendo tanto, non è un problema. Occasione d'oro. La respinta, ma il pallone è ancora buono. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Da sottolineare fin qui la prova di questo giocatore è davvero molto positiva. La prestazione. Se l'è allungata troppo e ha vanificato un'opportunità interessante. Grazie alle sue conclusioni che hanno ottenuto. Cioè, dire tutto e niente in un'unica frase. Mi sembra di vedere un film dello studio Ghibli, veramente doppiato in italiano. Palla persa. Non bisticciate. Norma del vantaggio. Aia, che male. Non c'è qui norma del vantaggio. Allora, calcio di punizione. Direi. Allora, gliela butto dentro. Guarda, lì nell'angolino. La buttiamo nell'angolino. Guarda.
Ci riesco? Oh, non lo so, io ci provo. Che? Quanti tasti mi sono usciti fuori? Che ne sapevo io? Poi si è rilanciata davvero male qui. Ha provato la conclusione. Era difficile segnare da quella distanza e c'erano sicuramente soluzioni migliori. Chi è sto qua? C'erano state molte voci. Di Lorenzo è stato trasferito. Per il Chelsea. Adesso è arrivata la conferma del club londinese. Ma chi è? È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Ha preso uno di sì. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, eh. Oh. L'arbitro concede 2 minuti di recupero. Ha spazio davanti a sé. Altra occasione, attenzione. Troppo. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Sono i tizi calcio generale, le partite si danno, devono tappare i punti morti, è il gioco della sensazione del mondo vivo attorno. Vabbè, sarà. Avrei più interesse tutto di sapere. Tutto pronto, non so. Si parte. Al secondo tempo? Ah giusto, ce ne sono due. No, aspetta, non è vero, è finito? No, è finito. No, è il 45esimo. Oggi c'è la puntata nuova, tutto sì. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Però io adesso aspetto Cold domani mattina con tutte le puntate guardate. È un grandissimo tifoso del Richmond. I tifosi lo invitano a calciare. Non è che i tifosi. Ah, gli sta partendo un calcione in faccia al portiere, sarebbe stato carino. E questo? Ripartire. E questo? Scusami, è quello? Per andare. Ma voilà! E c'è la rete! Ma voilà! Giornataccia per il portiere, ennesimo pallone. Ma palla piena! In fondo al sacco. E insomma! La messa fil di traversa, come si vede da queste immagini, ha rischiato pochi centimetri più su e sarebbe finita alta. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Non è vero, è sempre la stessa faccia. Match a senso unico 5-0. La difficoltà alzo dopo. Perché non si può fare adesso. Arca vacca. Me l'ha incespicato. Nicolas Dominguez. Dov'è la palla? Occhio ad Arnautovic. Ottimo l'intervento. Recupera il pallone. Formazione di casa che sta facendo valere il fattore campo, come evidenziato anche dai numeri. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco. Il giro palla è perfetto. Vedi, non forzano mai la giocata e aspettano il momento giusto per verticalizzare. E infatti la fase difensiva avversaria non riesce a prendere le giuste contromisure. Può appoggiarla. Infatti non le ha risposto. Ma può appoggiarla. Occhio al cross nel mezzo. No. Di testa! Sventa la minaccia. Non è vero. Un errore. Chiamato in causa bene qui il portiere. Cambio tra le fila del Bologna. Secondo Moa, ogni tanto. Cazzo! Cazzo! Ogni tanto si inventano delle cose perché non è possibile. Cioè, boh, o ci sono degli intercalari che mi sfuggono, però veramente delle volte si inventano delle puttanate. Finisce qui l'azione d'attacco. Se lo beve. Può calciare in porta da lì. Conclusione sporcata. Invece. E c'è il gol e sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol. Sono evidenti le colpe del portiere. Sono più tante si tenta ancora che di FIFA. Bah, proprio lì. Buongiorno, Q. Joker, grazie per i 25 mesi. 6-0, partita in cassaforte. Punizione severissima per i loro avversari. Donate per oggi il Mod Day.
per la nostra Q, che arriva un'ora e mezza in ritardo al giorno dei mod. Guarda, invece mi ha guardato bene, Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Ah sì, vabbè, dai. Tackle robusto, palla persa. Poi offro da bere a tutti. A spazio. E dai, non mi spingere. Allora buttala fuori, scemo. Si ricomincia con una rimessa dal fondo. Ma non è mia, non è angolo. Ah, vabbè. Perde un brutto pallone. Non può sbagliare da lì. Stavano perché? Qua, ogni volta che lo dice sbaglio, eh? Che parata, Lele. Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. USA, l'ho sentito, eh? Deve liberarsi del pallone. Riconquista la palla. Mazza, non c'è nessuno su. Oh, così, Nemo, eh? Cross sul secondo palo. Per finta la presa sicurezza portiere. Qui, l'intervento del portiere. Rema contro di me, sì, me la tira fortissimo. Rojas, dai. Controlla il possesso del pallone. Infatti, no. Rojas, sei un coglione però. Ancora 3 minuti. C'è spazio davanti. Attenzione, ancora pericolo. La risposta, ma non è finita. Rete, splendida rete. Si impossessa della sfera. Grande fiuto del gol qui. Nel posto giusto, al momento giusto. Non si sbaglia. Guarda, Swish. E l'avversario ha fatto oh, mister, che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Sempre la stessa faccia, ma va bene. Una partita che fin qui ha visto davvero una sola squadra in campo. E non dice giocherà nome. Giocherà ancora per 2 minuti. No, volevo fare 6 passaggi di fila. Vittoria per la formazione di casa. Hanno fatto meno fatica del previsto ad imporsi contro una squadra che stranamente è apparsa troppo rinunciataria. Parte del merito va anche a loro, naturalmente. Hanno spinto con forza, convinzione, qualità. L'hanno fatto dal primo all'ultimo minuto. Primo all'ultimo minuto. Se ne può andare adesso. In che senso? E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Va bene. Allora, devo aumentare la difficoltà. Ma magari il gioco me lo consiglia perché ho fatto il gol ad or. No, eh. Impostazione da qua. Ecco qua, mettiamo dilettante. Adesso le perdiamo tutte. Ma guarda, pensavo di divertirmi un po' di più. Tutto qua. Pensavo di divertirmi un po' di più. Per adesso, bah. Ti divertite perché stiamo chiacchierando tra di noi e stanno succedendo cose molto sceme, soprattutto per la telecronaca. Parla con i media. Oh, dai, voglio fare la conferenza, voglio conferenzare. Sì, glielo dico. Conferenza, vado in conferenza. Oh, dai. Thanks, if we can quiet down, then we can start with the questions now. Credi che la squadra sia in grado di lottare per evitare un piazzamento nella zona bassa della classifica? La squadra è forte, dobbiamo fare attenzione alla costanza. La squadra è forte.
questa squadra può salvarsi senza troppe sofferenze e puntare a una posizione più alta. Vi attende un match difficile all'esordio. La squadra Brentford è un avversario davvero tosto. Crede che i suoi ragazzi... Non ho letto. I ragazzi sanno cosa fare. Sanno cosa fare. I ragazzi sanno cosa fare. Sanno cosa fare. Trent Crim dell'Independent. La squadra di Richmond non ha perso ancora alcun giocatore all'apertura del mercato. Dobbiamo aspettarci qualche nuovo acquisto prima della chiusura? Siamo coperti in tutti i ruoli. Okay guys, we are out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you're unable to get a question in. Più generici di così. Almeno un po' di doppiaggio c'era, un pochino, ma c'era. Ho alzato il morale, visto che sono tutti contenti. Anche lui è contento, che chissà chi cazzo è, cosa vuole. Però mi guarda. Sì. È l'esordio per entrambe. Vorranno cominciare bene, rompere bene il ghiaccio. Stavo lucidando la traversa quel signore. Cosa faceva quello col forcone? Va a cacciare Shrek? Sfida tutta da seguire qui su EA Sports. Ancora un po' di pazienza e si va. Lo sto vedendo. Ma l'ho skippata per sbaglio? Torna protagonista il grande calcio targato EA Sports. Squadra già schierata in campo, pronta a darsi battaglia per regalarci un grande spettacolo. Con me come sempre c'è Daniele Adani. Si alza il sipario sulla nuova stagione della Premier League, campionato inglese che ovviamente potrete seguire qui. Incontro con molti spunti interessanti. Che atmosfera sugli spalti, non potrebbe essere altrimenti, eh? Non potrebbe appuntamenti essere di altrimenti, che sottolineati sul calendario. Nessuno è voluto mancare oggi, infatti. Perché? Perché si apre ufficialmente la stagione, è la prima gara di campionato, l'emozione è enorme. Ma veramente? Come la prima gara di campionato? Non è un'amichevole questa? Queste partite vere? Ma poi i bambini che gli mettono lì davanti, chi cazzo sono? Ho alzato la difficoltà, sì. Possiamo vedere con l'aiuto della grafica le scelte dei padroni. Vediamo. Di casa per questa sfida. Sì. Si schierano in campo con il più classico dei moduli, 4-4-2, le linee da 4 per difesa e centrocampo e le due punte che dovranno essere brave a reggere il peso dell'attacco. Certo. Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Tecnico degli ospiti che ha scelto di mandare in campo questa formazione. È finito, torniamo Michele, l'ho vinto. Partono con il 4-3-3 con i due esterni ovviamente un po' defilati. Si affidano alla loro velocità un po' defilati, o per cercare il fondo e andare al cross, o per tagliare al centro e sfruttare poi gli spazi creati dalla punta centrale per concludere direttamente in porta. C'è una voglia di piadina adesso che è incredibile. Sì. La spedisco dalla Romagna. Vabbè, arriva un po' fredda. No, la piadina non mi fa cagare. È semplicemente non è un pranzo. È una merenda buonissima, ma è una merenda. Muovono il pallone, cercano un varco. Prova a far salire la squadra. Può inquadrare la porta. Comodo l'intervento del portiere. Comodo l'intervento del portiere. Nergard. Che fa? Entra sul pallone. E niente. Ah, l'ho toccata però. Vale come possesso palla? De Witt. Debutto per lui con questa maglia. Vedremo che cosa saprà dare. Avevano bisogno di uno con le sue caratteristiche lì in mezzo al campo per dare respiro alla manovra che spesso è apparsa troppo lenta e prevedibile. Questo è un colpo che mi sento di promuovere a pieni voti, Pier. Un'ottima serie di passaggi. Grande possibilità. Ha evitato guai con questo intervento. Ha evitato guai, sì, effettivamente. Ci saremmo visti poi nel parcheggio.
Ah, scusami, non è guardialinee lui. Me la dai a me per piacere? Ah no. Me la dai a me per piacere? Me la dai a me la palla? Mi dai la palla per piacere? Grazie. Entra in modo perfetto. Ma allora, come ci stiamo mettendo d'accordo qua? Avanza inarrestabile. Zelle, 20, buon campionato, alzano, grazie. Può contare sull'aiuto dei propri compagni. Certo, è una squadra, funziona così. Nessun problema per la difesa che recupera. No. Hai fatto una foto? Posizione interessante. Allora, titoli di Maroni! Guarda te, mi tocca correre come un matto. Hanno una chance su questo corner, possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Ciao Bad Wolf. Comunque non lo so, non sento lo stesso divertimento che avevo con Formula 1. Gabriel, devi stare tranquillo, eh. Pallone in mezzo. Tentativo di testa da dimenticare. Pallone fuori di parecchio. C'erano state molte voci sul nuovo possibile nome per il Chelsea. Adesso è arrivata la conferma del club londinese. C'erano anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente e a battere la concorrenza. Giusto, giusto. Ha impagato. Giusto. No. No. Oh, non so se è fermato tutto. Nergal. Papalos Mambo. Piribibipi. Va bene palla. Vedi che è già porta più difficile palla. Adesso che abbiamo aumentato la difficoltà. Opla. Ha mancato il bersaglio. Palla leggermente alta sulla traversa. Cioè sì che tra poco prende anche l'allenatore Richmond. Sì, si stanno comprando un po' di tutto. Corsetta da lì. Ma si vince facile qua. Si vince facile, tranquilli. Mi devo scaldare, mo vedrete che. Opla, vedi? Questa incornata. Ho il possesso della sfera. Nonostante l'avversario volesse mettermi nei guai. Occhio alla ripartenza. La Madonna! Intervento che sventa un'occasione pericolosa. Pericolosa era la situazione mia, altro che. Era in 3 contro 1. Opla. Sulla palla, rompere i coglioni. Buon movimento di squadra. Hai visto? Conclusione intercettata. Ah, uè, buongiornissimo gatto. Passo per un veloce saluto per dire che finalmente me ne vado dal terribile ambiente che era a casa per andare in appartamento tutto un uomo. Congratulazioni! Che ambizione per questo nuovo inizio, ma te ne do due. Grazie mille. Tanti auguri. Se vogliono provare a segnare e vincere. Fin qui l'hanno fatto davvero troppo poco. Cosa diceva? Possono avanzare, dovranno sfruttare meglio le occasioni. Però adesso mi fischia. Tackle efficace. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Termina così il primo tempo con l'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Gioco di calcio di Mario com'era? Più divertente. Ci siamo, possiamo cominciare. C'è più sfida adesso, c'è più sfida, è vero. Ripresa che ha dunque inizio. Deve liberarsi del pallone. Metto via l'audio, non ho capito cosa è successo, ma... Fermala. Tarto, che fa? Palla gol importante. 1-0. È arrivato il gol del vantaggio. Strameritato.
E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. C'è ancora due difficoltà oppure più? Non ho mica capito. Falco 20 come numero di passaggi da fare per segnare. È il trucco. Su, giù, destra, sinistra. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Ha aperto le marcature con questo gol. Provano ad affacciarsi davanti. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Papalos Mambo. Fallo! Lo spettacolo del grande calcio non finisce mai su EA TV. Ecco il prossimo match che potrete seguire come sempre insieme a noi. Ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Due tecnici che fanno giocare bene le loro squadre, giocatori dai piedi buoni, il pubblico che si esalterà sicuramente per le loro giocate. Non vedo l'ora. E invece vado di qua e faccio così. Ah no, niente. Occhio al cross nel mezzo. Portiere che si esalta su questa deviazione aerea. L'ho visto esaltato, l'ho visto esaltato. Questa parata elevatissimo, grande intervento. L'ho visto molto esaltato il portiere, effettivamente. Batte lungo. Fantocci, batte lei. Intuisce bene qui, no. Recupera il pallone. Perché? Ferma il gioco, assegna la punizione. Posizione perché? Interessante. Ah, per me? Ah, ecco. Non so perché, ciò che ho fatto, che è successo? Io non riesco a capire, è veramente un brutto gioco comunque. Cioè, hai i controlli, la sensazione, cioè, è proprio... Però vabbè, dai. Guarda che campionissimo, quello gliela butto dentro. Io non so cos'è quel secondo tastolino, me l'ha spiegato. È passata di molto sopra la traversa. Ha calciato davvero bene, è andata alta di poco. Visto, aveva un'erezione Gabriel. Tecnico che Luke Fer, grazie per i 31 mesi. Il vantaggio. Dipende il tiro quando la linea va sul verde. Ah, ma il tasto del tiro non è che per dare un effetto particolare? Perché nei giochi di golf dai un effetto particolare. David. Però i giochi di golf, a differenza di questo gioco del cazzo, ti spiegano cosa devi fare. Gli appassionati potranno seguire in diretta sempre qui su EA TV. Su sarà EA uno scontro TV. Tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite, ci attende una partita giocata di sofferto. Con tanto da una parte dall'altra. Che succede? È piazzato su che succede? Stanno mostrando parecchie difficoltà in fase di impostazione. Pier, la manovra è poco fluida, non riescono a liberarsi bene per concludere a rete. Serve un cambio di passo se vogliono creare problemi alla difesa e trovare almeno il gol del pari. Papalos Mambo. Che opportunities! Bomber! E c'è il gol, aumenta il proprio vantaggio, grande prestazione. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere. Non poteva fare molto da quella distanza. Era lì. Era lì. Cosa vuol dire fermati ora? Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Smetto di giocare, non gioco più? Ha scelto a metri. Ci provano di nuovo. E c'è il gol che allarga ulteriormente il margine. Potrebbe entrare il gol da parte avversaria. Non ho mica capito. Che vuol dire? Chi sono i commentatori? Ecco, non lo so, però sono veramente... Gol. E da questa immagine risulta evidente la complicità del portiere nell'occasione. Non ha coperto bene sul primo palo e poi si è fatto infilare troppo facilmente. Si è fatto infilare perché era complice, si sono messi d'accordo. Ora conducono per 3-0. Gatto, sei un coglione. Papalos Mambo. Porta palla. C'è spazio davanti. Tiro respinto, ma la palla è ancora in gioco. Ci ha provato in testa ad attaccare le attività
è stato bello però. Parata facile questa. È stato molto bello. Invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione. Sembrava già battuto. Però le altre intanto se le fate entrare, che erano facili facili, dicevi. Che non ci credeva abbastanza, che lo pagano poco, che ha problemi in famiglia. Intercetta il traversone. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Az, per fortuna che me l'ha fermata, che era fuori gioco quella. Occhio al movimento dei compagni. Compagni! Oh no, aspetta. Gioco sbagliato. Ha molto spazio per andare. Rojas. Si alza la bandierina dell'assistente ed è fuori gioco. Ha perso completamente di vista la linea dei difensori guardando solo la palla. In area bisogna essere più reattivi, Pier. Ma cosa sono queste cose blu e verdi che escono? Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. Ma chi l'ha passata, Rojas? Tocco le sto facendo passare tutte, però. Yeah. Intervento riuscito. Aia, malissimo! Ma chi la parla? Eccolo qui il segnale di chiusura del match. Come? Successo della squadra di casa. Ma no, match sulla carta è il fallo? Poi sappiamo bene come nel calcio non esistano partite facili, Pier. Un risultato che premia i loro sforzi, 3 punti per rompere il ghiaccio e per prepararsi meglio per le prossime sfide. Il tour in Inghilterra lo farei cold per visitare gli stadi così, così no, senza grandi sussulti. Però in Inghilterra ci andrei molto volentieri. Beh, un 3-0 buono, no? Tutto pronto, si parte. Senti qua che commenti che dicono. Niente. Ha mancato il bersaglio. Palla leggermente alta sulla traversa. Ma sbaglio, sono un po' troppo magri i personaggi. 1-0. È arrivato il gol del vantaggio. Strameritato. Strameritato, eh? Strameritato, ha detto. Ma queste telecamere lì la infilano dentro la porta? Aerea. Coefficiente di difficoltà per questa parata elevatissimo, grande intervento. Ma che cazzo parla così? C'ha ragione quelli dello studio Ghibli a doppiarli così, fan bene, parliamo storto, parliamo, via, dai. Intervista e dopo partita, ci penso io, ci penso io. We just grab a minute of your time for a few questions. 3.500, sono così, mi faccio poi il taglio qua. Tutte le partite sono importanti. Andiamo avanti. Tart, bravissimo, bravissimo. Tutti i complimenti, guarda com'è contento. Molto felice. Dobbiamo pensare alla prossima partita, via. Orango, grazie per gli 8 mesi. Prego, 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 prego. Queste scarpe. Ah, sì, mi ricordo. Cloppete, cloppete. Non iniziate a litigare adesso su chi fa la telecronaca. Sti cazzi, ragazzi. Donate per i moderatori piuttosto e subatevi. Fate questo. Sfogatela lì la vostra arzigogolaggine. Match attesissimo. In settimana non si è parlato d'altro. Vedremo come si comporteranno le due squadre nel momento della verità.
Ma perché deve parlare così? Affanculo. Vedremo come si comportano le squadre nel momento della verità. Si rinnova l'appuntamento con lo spettacolo del grande calcio qui su EA Sports. Siamo a Leeds, nel bellissimo Ellen Road, cornice della sfida di oggi. Un saluto da Pierluigi Pardo e Lelia Dani insieme a voi anche oggi per la telecronaca di questo match. È bellissimo questa cosa. Canale, c'è la Premier League, pubblico già caldo. Chi era quel signore lì? Chi era quel signore gigante? Non deludere le attese. Ospiti che puntano a confermare quanto di buono fatto vedere all'esordio. Hanno centrato subito la vittoria. Tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto per il morale. Sono curioso di vedere se sapranno ripetersi oggi, Pierre. Sono curioso di sapere se si ripeteranno oggi, Pierre. Fanno i commenti al narratore di Dragon Ball, Padrone di casa che inizia però un po' più, un po' più verso Dante Alighieri. Per questa sfida hanno scelto una versione piuttosto offensiva del classico 4-5-1, perché gli esterni hanno le caratteristiche e la capacità di andare. A loro il tecnico avrà chiesto una partita di grande sacrificio, Pierre, per dare una mano all'unica punta di ruolo. Ok, va bene. Ecco l'11 di partenza messo in campo dal tecnico degli ospiti. Hanno scelto il classico 4-4-2, due linee da 4 per difesa a centrocampo e la coppia di attaccanti. Il sistema in assoluto più equilibrato, Pier. È un sistema che ti può garantire sia una copertura adeguata in fase difensiva che un buon svolgimento offensivo quando devi proporti sia sulle fasce che arrivare sulle punte. Hai capito? Hai capito? Non come su League of Legends che ognuno va nei posti prestabiliti. Qui va bene tutto, Esatto. Comincia così la partita. Si libera del proprio marcatore. Il portiere non si lascia sorprendere. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente, ha evitato il gol con... Vediamo qui in ottima posizione, 1-0, il gol che sblocca la partita è arrivato subito. Questa è l'azione che ha portato al gol. Tutto nasce da questa palla rubata, vedi in questa zona pericolosa? La difesa ha dormito, è stata punita. Che comunque è un bel poster, Cold. Hanno aperto le marcature. No, io come dicevo all'inizio, proprio non ho mai capito perché, ma in generale qualunque tipo di sport e di e-sport, attenzione, non ho mai capito la passione del guardare una roba anziché farla in prima persona. È proprio una cosa che non riesco a concepire. Quindi può contare sull'aiuto dei compagni. Ma certo, siamo una squadra. Ma io non riconosco i miei dei loro, tutto bianco qua, con questo color canarino tenue. Attenzione, vabbè, ci butto solo. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Ho fatto sport, ho fatto arti marziali, con cui si è liberato del difensore, pallavolo, aperto quindi il piattone e l'ha messa alle spalle, nuoto, del portiere che ha provato invano a opporsi alla conclusione. Comunque sono troppo magri questi giocatori, non sono veri. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Due reti. Brutto passaggio e possesso regalato. Ha molto spazio per andare. Aia! Manovra interrotta, possono rifiatare, pericolo scappato. E invece... Ma combatti un po' di più con ste gambe, lancio interessante. Sono molto interessato, infatti. Capisce tutto e recupera bene palla. No, me l'ha passata lui. Può servire un compagno. Sì, lui. Tiè. Palla gol questa. La risposta, ma non è finita. C'è deviazione, ma non è finita.
È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. L'esultanza caratteristica. La tripletta, coronamento di una prestazione pazzesca. Grande, grande soddisfazione. Manuele, sono 57 con il gol che segnerà in questa partita. Ammazza. Questo replay del gol. Sulla prima. Io sono cresciuto guardando solo il calcio. Infatti avevo avuto da sempre la cattiva idea della competitività sportiva. Mi è servito vedere un anime sulla pallavolo e vedere le partite di pallavolo perché mi è totalmente idea. In che senso, scusami? Nel senso che il calcio bazzica gente terribile? E nella pallavolo no? Cioè io l'ho capita così. È un gol che mette il punto esclamativo alla loro partita e aumenta il vantaggio. Attenzione, novità, Selhurst Park, andiamo a sentire. Prima rete del match per il Newcastle. Si sblocca dunque il match, 1-0 dopo 23 minuti. Perfetto, grazie dell'aggiornamento. Era una roba a casissimo. Vabbè, mi è piaciuto. Una voce completamente avanza, a caso. Palla al piede. Il Newcastle. Crossa verso il centro. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Deve sfruttare questa occasione. Portiere, Madonna, buon l'ho preso con una pallonata in faccia al portiere, l'ho ucciso. C'è nulla qui. Sono in pieno foro agonistico, come sottolineato dai numeri, riescono ad arrivare al tiro con grande facilità. Il risultato sembra già in cassaforte, hanno concesso davvero poco la, di avversari finora. La tira tantissimo. Ottimo intervento in copertura. C'è spazio per la ripartenza. Azz, me l'ha proprio mangiato. Recuperato dalla difesa. Olè. Aia, 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 che fa? Mi mangia i piedi lui. Sfugge bene la marcatura. Senza problemi qui il portiere su questa girata. Non so che cosa fare. C'è un gol ad Anfield, sentiamo. Prima rete della partita per il Liverpool. Ma dai, ma c'era pure il taglio nella voce. Per il Liverpool. Grazie dunque per l'aggiornamento. Regionale veloce, in arrivo da Vicenza, direzione Venezia-Santa Lucia, in arrivo al binario. Un minuto di extra time. Due. Va avanti nella sua azione. Attenzione alla possibilità. E così finisce il primo tempo. E così finisce il primo tempo. Come raccontano anche i numeri, prestazione certamente tra le più positive la sua. Pier, quando gioca così non si marca. Quante volte ha tirato oggi in porta? Sono già tante le occasioni che gli hanno permesso di festeggiare più volte il gol. Sono tante le occasioni che gli hanno permesso di festeggiare più volte il gol. Ci siamo, possiamo cominciare. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Perché partite che hai visto sempre sporche e cattive. Deve essere come il nemico che devi battere a qualsiasi costo. 1-0. Il gol che sblocca la partita è arrivato subito. Ma infatti fa cacare. Poi dopo, quando parte la tifoseria e tutte quelle cose lì, fa cacare. Quella competitività tossica è proprio brutto. Inizia il secondo tempo. Vedremo se cambierà la storia di una partita fin qui a senso unico. Secondo me non è neanche corretto comunque, Gabriel, perché era ridondante. Trova il corridoio verso l'esterno. Palla che è uscita di poco. Avrebbe dovuto sfruttare meglio questa occasione da distanza ravvicinata. Pier ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. Sì, però quella competitività lì non c'è solo nel calcio. Semplicemente nel calcio è più famoso qui in Italia e quindi emerge di più, però è una competitività che c'è un po' dappertutto. Mark Rocca, eccolo qui il giocatore che nelle intenzioni dell'allenatore del Tottenham dovrebbe riempire la casella lasciata scoperta in a quel parte ruolo. Il cricket che da c'erano signori. Anche altri club sulle sue tracce e loro sono stati bravi a muoversi tempestivamente avanti alla concorrenza.
Passaggio fuori misura e palla che dunque finisce in palo laterale. Allora, semplicemente non conoscete tutti i tipi di pubblico. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Anche perché questa telecronaca non è poi diversa da quella del golf, vi posso assicurare. Pallone perso. Ciao. Vai a Dixon. Lungo la fascia per avanzare. La risposta del portiere, ma attenzione. E c'è il gol e stavolta il portiere non può nulla sulla ribattuta in rete. Non l'ho visto, una banda dell'ultra della Bocciofila Frosinone che tira giù un lampione. Beh. Replay del gol. Ecco, è stato rapido, si è avventato sulla respinta del portiere e l'ha messa dentro. Non vedo particolari colpe da parte dell'estremo difensore. Era stato già bravo ad opporsi alla prima conclusione, poi... E poi sai, se i compagni non gli danno una mano... Dipende, Cold, da quello che vedi, perché lo stadio di pallacanestro comunque è più piccolo e credo che ci vada anche meno gente. Non può fallire, sentite che ho detto pallacanestro? Situazione, ragazzi, quanta gente c'è? Tenta la conclusione, il portiere si tuffa e salva la sua porta. Magari nei bar si menano duro. Si spaccano la faccia per il loro cestista favorito. Ah no, io non parlavo di violenza pesante, parlavo semplicemente di competitività, quella lì un po' tossica. Sul calcio credo che non ci siano eguali, anche banalmente perché c'è proprio più gente che la segue. Battuto troppo sotto senza problemi per il portiere. E gente problematica. Ma sentivo sempre più riprese che per me è la follia del mondo che c'è gente, vi giuro su Dio, che crede che quello che vede in televisione sia vero. Questo non era un fallo grave? Ma va là, va là. Questa è una partita diversa dalle altre. Il match di Coppa si sente sempre una sfera particolare. Cos'è sto passaggio? E anche grazie ai tifosi sugli spalti. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano. Cioè, ci sono attori che devono girare con la scorta perché le persone per strada li trattano a male parole o li menano. Divario tra le due squadre perché credono che sia tutto vero. Cioè, per me quella lì è la follia proprio. Ed è quel tipo di gente che poi dopo va a tifare. Che male si è fatto lui! Ed è lo stesso tipo di gente che va poi dopo a tifare il pallone. L'italiano medio. Dix, 4 mesi, mannaggia, cattore Caprera, hai visto? Ha perso la palla, però ti ho ringraziato e mi ha fatto più piacere. In che senso? Che c'è, allora, palla c'è una fiction. Bravissimo qui. La gente pensa che la fiction sia vera. La gente pensa che la fiction sia vera e si incontra quel personaggio della fiction per strada che si comporta male nella fiction perché magari è un Manca personaggio Bova, negativo, quant'altro lo trattano de merda, gli sputano in faccia. Che possibilità. Olè. E c'è il gol, la giornata da Luca, 46 mesi, inizio a sentirmi vecchio, grazie mille. Un gol all'apparenza facile. Me lo diceva Danny che ci ho parlato qualche giorno fa, che una ragazza di Mare Fuori è trattata di merda. Mister che può dirsi felice della prestazione della squadra. Altro gol e vantaggio che si allarga. Siamo nelle fasi finali della gara, le cose non si sono messe bene per loro. Che mistero. Mancano 3 minuti alla fine della partita. Vince il contrasto e recupera il pallone. Occhio al movimento dei compagni. Troppo centrale qui davvero per impensierire il portiere. Non è sempre così, Harry Potter è sempre Harry Potter, questo lo sanno tutti. Si chiude qui il match con la vittoria della formazione ospite. Tutto come da copione, Pierre, è arrivata la seconda vittoria dopo quella all'esordio. Si stanno rivelando davvero un vero e proprio... Cioè finché abbiamo questo tipo di ignoranza, fatto cose eccezionali oggi, è ovvio che la gente... condizione...
quando vede il calcio si fomenta, perché vuol dire che non ha nient'altro nella vita che gli, non so davvero che gli dia forza o che gli dia interesse. Sai che faccio? Mi alzo e comincio a battere le mani. Ci siamo, possiamo cominciare. Ma non è gente che ha qualcosa che non va nel cervello, è gente ignorante, ma ignorante a livelli altissimi. Vuol dire sugli scudi nell'occasione precedente, ha evitato il... Vediamo qui in ottima posizione, eh? 1-0, il gol che sblocca la partita è arrivato subito. È gente proprio ignorantissima che pensa di essere nel giusto e via. Ah, è finita la partita? Ah, ok. Io non la voglio fare intervista. Mentre senza queste cose pure succedono soprattutto con le fiction italiane. Fenomeno. L'anticipato sono davvero, no, sono tutte controfigure, Cold. Comunque non lo so, pensavo di essermi, di prendermi un po' più, un po' di più con questo gioco. Thank you. Per me essere così tanto ignorante nel 2023 non è concepibile. Eppure. Dedu, con il Prime si perde il decorso ma si torna sempre, grazie mille. Volevo fare la serie su FIFA perché voglio un gioco sportivo, però non mi... Non è la scalata al successo che mi stavo aspettando. Mi sono divertito di più con Formula 1. Può dare un grande contributo. L'ignoranza è usata come scusa per la rabbia repressa verso la vita, verissimo. Mettetevi comodi, pochi istanti e si comincia. Manca un rinnovo per far partire il treno. Attenzione, possiamo arrivare all'obiettivo. Campi da golf, purtroppo, gioco tutto in inglese. Tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questo match. Vi dà il benvenuto Pierluigi Pardo, con me come sempre Daniele Adani. Fallo. Partita da dentro fuori, se vogliono andare avanti devono vincere. Speriamo che lo spettacolo sia all'altezza del nome delle due squadre in campo. Ciao Pier, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Ah, per la cronaca, gli addetti ai lavori danno nettamente favorita la squadra di casa, che può sì contare sul fattore campo. Questo è un aspetto che in queste partite ovviamente può rivelarsi decisivo. Però le sfide all'eliminazione diretta... Occasione importante. 1-0, è arrivato il gol, è arrivato il gol a freddo. Quello è quello che il giocatore cresce man mano negli anni. Ma io volevo giocare con Richmond. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Non ho lasciato scampo al portiere io, eh. Vedremo se ci sarà dunque la reazione del Watford, che resta sotto di un gol. La reazione del Waffle. Buonissimo. Occhio all'avanzata. Che ne palla in attesa del varco giusto. Ecco. E c'è il gol, 1-2 micidiale per loro. Vibra tutto, che succede? Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Ma ha detto facilità irrisoria, non dovrebbe essere difficoltà irrisoria? Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Ah, ma l'ha ucciso però! Non avevano aggiunto in un FIFA la meccanica che potevi recuperato. Contestare le scelte dell'arbitro e chiamare i falli, quella roba lì? Non c'è più questa avanza tecnica. Avanza sulla tre quarti. Bastardo. A metri davanti a sé, attenzione.
No, non volevo tirare. Conclusione che non può creare problemi al portiere. No, facilità irrisoria non ha senso, sarebbe difficoltà irrisoria. Perché irrisoria vuol dire bassa. Occhio al tentativo, potrebbe andare. Ah, ma gli viene fuori la bandierina del fuorigioco quando sono in fuorigioco. Carino. Può avvicinarsi alla porta. Porta allora, ci arriviamo, no? Ste porte, vaffanculo. La conclusione avversaria. Tiè, allora. Buttamela fuori, ganchia. Interviene sul pallone, concede la rimessa con le mani. Irrisoria dire facilità. No, ma non dovrebbe dire facilità irrisoria. Si dice facilità irrisoria? Si dice? Cazzo. Ok. Può segnare da lì. Pallone in rete e adesso tre gol di vantaggio. Aggettivo limitato a una misura assolutamente inadeguata e spesso offensiva. Salari svalutato fino... vedi, non ha senso facilità irrisoria allora. Dovrebbe essere difficoltà irrisoria. Nel posto giusto, al momento giusto. Non si sbaglia. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Eh sì. È proprio quello che vuol dire. Recupera palla grazie a questa scivolata. Scivolata, comunque complimenti. Ha fatto veramente una bella scivolata, bravissimo. Tanto il gioco mi fa le foto, com'è che arda. Incredibile, perde palla. Può segnare da lì. Sventa bene questo tentativo il portiere. Niente. Però è angolo. No, non è mica colpa mia, oh, sciolta. Dai. Gliela filtro così, guarda. Ha spazio per tirare. E niente, riproviamoci. Spinta. Riproviamoci. Altro tiro dalla bandierina. Vai, allora. Non c'è nessuno. Sembrava il coro che sentivo alla fine del concerto di Super Mario Sunshine. Occhio al pressing. Ve la faccio sentire se volete. Narcore! Facevano così, facevano. Non so cosa voglia dire. Oh, scemo. Prima metà di gara che sta per esaurirsi, il risultato che sorride alla squadra di casa. Stanno dimostrando di essere nettamente più forti, Pier. Arrivano prima su ogni pallone, riescono ad andare alla conclusione con una facilità disarmante. So perché. Si divertono proprio a stare in campo e fanno divertire i propri tifosi. E un po' meno quelli avversari, che non vedranno l'ora che finisca il primo tempo, almeno nella speranza di assistere a una ripresa diversa. Attenzione al tiro, vuole la volée, tiro respinto. Recupera bene questo pallone. Sono punti di vista, Cold. Ma dai, ho fallissimo! Ma dai, non era sulla palla quello! Oh! Contrasto efficace, ci sarà rimessa laterale, la touche. L'extra time sarà di più. Ho capito. Facilità irrisoria. Può attaccare qui lateralmente il Watford. Hanno difeso bene, qui il tecnico può essere davvero soddisfatto. Non serviva a buttarsi. Fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude dunque in questo istante. Vero protagonista di questo match, come confermano anche i numeri. Ha fatto diventare matta la difesa avversaria, battendo il portiere. Tutto pronto, si parte. Va bene. Adesso devo andare verso sinistra. Vediamo se in questo secondo tempo cambierà qualcosa dopo il dominio assoluto della prima frazione. Madonna, senti come gliele dicono, eh?
Ha finito la birra qua. La spazza via. Guadagna campo. Grande occasione. Grande intervento del portiere. La presa di pancia. Non so. Il dato sui tiri certifica il loro dominio. Una supremazia che va al di là del risultato, Pier. Stanno facendo il bello e il cattivo tempo. Riescono a mettere in difficoltà la difesa ogni volta che accelerano. Che dribbling, credo. La notizia circolava già da giorni sui giornali. Adesso è arrivata l'ufficialità per il nuovo acquisto del Manchester United. Bravissimi, bravissimi. Penso sia davvero il giocatore giusto per questa squadra. Anche secondo personalità, me. Esperienza, intelligenza. Soprattutto personalità, è importante. E dai. Tackle davvero efficace, ha allontanato il pallone. Gosling. Marco Re, guarda che è uguale al coso del Super Mario. Può correre sull'esterno. Adesso ve lo faccio sentire, cazzo. Aspetta, faccio gol e ve lo faccio sentire. Non faccio gol, ma ve lo faccio sentire uguale. Male il portiere, vediamo se ne approfittano. Aspetta, Vediamo, Vedi, per gente che gioca giochi belli. Ecco qua. È uguale. Non so cosa voglia dire. Anche perché la canzone poi era questa. Vabbè. Scusi permesso. Recupera palla con... ha un'autostrada davanti a sé. Ma basta dire questa cosa dell'autostrada. Ci sono le tangenziali, anche tante. Palla rubata in una zona pericolosa. E dai. Contrasto efficace in area e pallone recuperato. Ah, quello è l'arbitro. Che? Come l'ho presa? L'ho presa io? Il filtro. Attenzione, pericolo. E c'è il gol, il terzo di una giornata sensazionale per lui. Ah, ok, perché è un quarto. Che fa? La mucchiata. Il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Guarda, non ha lasciato scampo al portiere, lo ha fatto secco con un preciso tocco d'interno. Lo ha fatto secco con un preciso colpo d'interno. 4-0. Non mi piace, infatti, Vala. Mi sa che domani non ci giochiamo più. Mi aspettavo uno spirito, non so, di prendermi benissimo, invece non. Ma è diventata notte? Non può sbagliare. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Non può sbagliare. Ecco il momento della sostituzione. Intanto avevamo dubbi a riguardo, ci sta. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Però volevo un gioco sportivo, non lo so. Davis ferma l'azione d'attacco degli avversari. Non lo zio. Lascia sul posto il proprio avversario. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EA TV con questo match che promette spettacolo. Ho seguito diverse loro partite, sono rimasto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Entrambi puntano molto alla sostanza. Che cazzo vuol dire che entrambi puntano? I compagni si fanno vedere. Perché gli altri cosa puntano, scusa? Alla forma?
a perdere, non so. Ascolta, no! Occhio alla palla gol. Si salva qui il portiere. Sempre quando lo dice, grazie a Kutch per 3 mesi. Ti puntano la qualità, mica i gol, i vestiti belli puntano. Ah sì, mi ricordo. Nessuno pronto a sfruttare il corner. La difesa ha buon gioco. E buon viso anche, cattivo gioco. Palla di, con questa palla punta la porta. È coglione, poteva farmelo, eh. Sciocchino. Ancora 2 minuti da giocare. Occasione importante. Rojas. E c'è la rete. Giornataccia per il portiere. Ennesimo pallone da raccogliere in fondo al sacco. Conclusione da sottomisura che non ha lasciato scampo al portiere. Non poteva, dai, sbagliare da quella distanza. Recuperiamola dal sacco, dai. Ha di che essere contento l'allenatore per come sta giocando la squadra. Match a senso unico, 5-0. L'arbitro dice la parola fine. Con questo risultato prenotano un biglietto. Non per dire gol se non ce l'hai nel sacco. Avranno ve le spiegate verso il prossimo turno. Risultato mai davvero in discussione. Punteggio che riflette chiaramente la differenza che si è vista in campo tra le due squadre. Eh sì, Manuel, perché stiamo giocando con il Richmond. Devo aumentare ancora la difficoltà, secondo voi? Proviamo. Posso skippare, non ho voglia di parlare, avanti. Dai, aumento ancora. Oh, non ho mai giocato, ragazzi. Cioè, per me è normale partire magari da qualcosa di un po' più basic. Sto capendo una madonna di niente, comunque, posso dire. Esperto, che è palesemente una bugia, ma va bene. Vai. Ok. No. Non mi ha preso il secondo tasto. Io nasco esperto, sì sì. Io in realtà io nasco come giocatore di FIFA. Da quando ero piccolo mi sono formato su questo tipo di gioco sportivo competitivo. Poi è una delle principali attrattive di questa sfida. Ne ha fatti ad esplorare nuovi tipi di mondo nel match precedente. Sfida che sta per cominciare. Mettetevi comodi. Variety Gaming, ma come dicevo, io nasco giocatore di FIFA, quindi massimo esperto. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi. Aumenta di decibel sulle tribune. Pierluigi Pardo pronto a raccontare le emozioni del match assieme a Lelia Dani. Scende in campo la Premier, uno dei tornei sicuramente più belli. Vediamo quale sarà il verdetto al termine dei 90 minuti. Soprattutto speriamo che le premesse della vigilia vengano rispettate. Mi aspetto molto da questo match. È cominciata in maniera positiva la stagione per la squadra di casa. È vero che 2 giornate non bastano per dare un giudizio articolato. Intanto però sono lassù. Articolato, un punteggio pieno, dove tutti si aspettavano che fossero. Una cosa che dà l'idea della forza di questa formazione. Mamma mia, che scoglionato lui! Ecco. Ma poi si è capito come venivano pagati casa. I giocatori per si finire campo, dentro qua dei moduli, 4-4-2, perché prima venivano, 4-2 pagavano 2-2 la FIFA e la FIFA aveva il diritto, e adesso come farà Electronic Arts? Sistema equilibrato, capace di fornire un'adeguata copertura in ogni zona del campo, ma senza mai rinunciare a offendere. Questo, eccolo, è lo fine di Troia, cosa dici? Squadra abituata a prendere in mano Davide il Calabria, grandissimo, a della manovra, proprio piacimento grazie a una fitta rete di scambi. E questo potrebbe essere un tema, Lele? A giudicare dai risultati ottenuti nelle precedenti partite direi proprio di sì, Pier. E per gli avversari non è mai facile riconquistare palla. Il segreto sta nel non forzare la giocata, fidandosi a passaggi corti, sicuri, in attesa del momento giusto per affondare. Enjoy,
Ma è un giocatore vero, immagino, il signor Calabria. Ed è un giocatore non del Liverpool, presumo. Il primo possesso della gara è per i Reds. Oh! 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 Vabbè, ma che differenza di gioco! Sì, però... Ehi! Ma scusami, ho dato una gomitata nello stomaco! Vaffanculo! Occhio a Salah. Sì, però non posso passare da fare 5 gol a beccarne uno dentro subito così. Cioè, che cazzo di difficoltà settata è? Chi l'ha fatto? Un coglione! Come il resto del gioco. Cosa succede? Cosa è successo? Da seguire sicuramente questo giocatore, dato in grande condizione, tra le possibili attrazioni di questa sfida. Ne ha segnati addirittura 4 l'ultima partita. Un poker impressionante, Pier. Se dovesse ripetersi, sarebbe un'impresa destinata a entrare nella storia del campo. Superare storia del campo. Pochi passi. Ma non è Welcome to the Jungle, non ci può essere questa differenza di difficoltà. Pallone in mezzo. Il portiere fa su il pallone. Grande Ellison. Ci sono metri per andare. Corta. Alisson, peccato, ma il pallone è ancora lì. Pericolo scampato, decisivo l'intervento, sarà corner. Comunque veramente incapacità di saper settare la difficoltà, passato da la non avere problemi. Calcio d'angolo intercettato senza problemi dal portiere. A loro che tra poco mi vengono a casa a menare. Oh, che fa? Avanza palla al piede. Tu immagini se faceva gol da là? Come Zava? Efficace qui la lettura, palla in zona d'attacco. Possono sfruttarla per andare in vantaggio. 1-0! Eccolo, finalmente il gol che sblocca il risultato. Deve arrivare sulla linea del fondo e fare un passaggio al centro, è quasi sempre gol. Non so cosa sia la linea del fondo, però. Ho capito, Gabriel, però sono partiti veramente troppo aggressivi rispetto al resto del gioco. Un pressing ben portato, è efficace, hanno recuperato palla e hanno ribaltato immediatamente l'azione. Capito? Hanno aperto le marcature con questo gol. Fabinho. Grandissimo Fabinho. Allunga la gamba e riconquista. Me lo ricordo da quando era all'Arsenal. Può liberarsi del pallone. Tiene palla in attesa del varco giusto. Non c'era il varco giusto, però. A riconquistare il pallone. Però con il tackle deciso. Bel tentativo, peccato per la mira. Potevano allungare qui. L'allenatore non l'ha presa benissimo. Fabinho è un grande, miglior attore italiano. Infatti. Ha detto varcature, non lo so. Stizza da parte dell'allenatore dopo questa grande occasione persa. Stizza da parte dell'allenatore. Sochman. Forse sarebbe il caso di offrirgli un gnocco fritto. Momo Salah. Chi? Riesce a tenerla in campo, attenzione. Thiago può riportarla in parità. Guarda, gliela tirata. Questo cross. Ha provato di testa, pallone che è finito sopra la traversa. È stato bravo a trovare il tempo giusto per saltare. Gli è mancato solo un pizzico di precisione in più. Ha capito? Bastava... Marco, re, senti. Altissimo, butta l'alta, butta carico. Calollasso di bastoni. Prosegue nella sua avanzata. Sì, però a cosa serve avere il dribbling lì, qui, il tastino apposta se non lo fai?
premo e non lo fai. Allora Thiago Alcantara, dove sono i trichetazzi? Si libera del proprio marcatore, uccidilo. Ah, gran palla di Thiago Alcantara, se premi cosa lo uccidi. Buona conclusione che però finisce di poco fuori. Questo è l'atteggiamento giusto quando si cerca il pareggio, devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Hai capito? Devono spingere per trovare una crepa nella difesa avversaria. Così, ma te lo insegnano proprio a scuola, eh? Olè. Ma dai, ma me l'ha ucciso! Ma si fa? Naby Keita. Baby Keita? Diaz. Ah. Può andare. Sapevo giocasse anche a calcio. Vediamo se riesce a liberarsi per il tiro. Il portiere non si lascia sorprendere. Vuole il tocco corto. Luis Diaz. Oh oh! Ottima lettura in scivolata. È arrivato il fischio dell'arbitro. Sarà punizione contro i Reds del Liverpool. Sto scemo. Fallo che non viene punito col cartellino. L'arbitro però mi sembra sia stato chiaro. Al prossimo sarà ammonizione. Sì, non può più sbagliare ora. Sa di essere a rischio ammonizione. Ma la munizione che problema ti dà? Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Allora non la passiamo, no? Corretto. Attacca sull'out il Liverpool. Sciocchino. Arbitro, si levi dai coglioni. Finisce in questo istante la prima metà di gara. Che si prende un'altra munizione, poi rossi. Sì, vabbè, ma sti cazzi. Non sta dando il contributo solito alla squadra oggi. Per una munizione sola non è un problema. Deve riuscire a rendersi pericoloso in zona gol. Lui oggi non ha toccato abbastanza caso, palloni per riuscirci. Deve sono sotto nel punteggio. Serve una sua giocata per cambiare le cose. Hai capito? Serve una sua giocata per cambiare le cose. Beh, Ricci. Il primo possesso della gara è per i Reds. Super Alisson da pochi passi. Ah, dopo 4 munizioni in 4 partite sei espulso. Ah, questo è interessante. Questo è interessante. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. No. Momo Salah. Era sulla palla. Sarà calcio di punizione per il Liverpool. L'arbitro preferisce non mettere mano al taschino per questa volta, ma è l'ultima. Alla prossima scatterà automaticamente il giallo. Giusto dare un primo avvertimento. Ora sa di essere sotto osservazione e dovrà regolarsi di conseguenza. Era sulla palla comunque. Io comunque me la rischierei una munizione ogni tanto, perché se fai, se rompi una gamba all'avversario e poi quello non gioca più, tu al massimo ti becchi una munizione e ritorni tranquillo dopo un po' di tempo. Cerca l'appoggio al compagno. Deve tuffarsi. Capito? Qui il portiere, intervento non particolarmente difficile. Allora Pier, questa è una parata comoda, ma va pur sempre fatta. È così che... Perché arrivi magari in scivolata grave sulla caviglia di, che non so, che è Roberto Baggio di oggi. Palla messa in mezzo. Cosa, come si chiama? Colpo di testa disinnescato. Quello senza nuovo. Problemi dal portiere. Conclusione, il nuovo Ronaldo, no? Il Ronaldo quello che nuovo. Potesse entrare. Prosegue la campagna di rafforzamento del City, potrebbe essere lui il prossimo obiettivo. Gli spacchi la caviglia, però lui non gioca mai più. Tecnico. Tu però rimani senza un giocatore per una partita, vabbè, sti cazzi. Non penso che i suoi attuali per intanto quello lì non gioca più. Tanto facilmente. La sensazione è che dovranno. Quindi il primo Milan Juve magari finisce prendere. Che giocano in 11 contro 10. Però il prossimo Milan Juve giocano Salah. Senza quell'altro. Sala! Il portiere dice di no.
se lo fai ti sparano direttamente. Sì, ma la partita dopo torni. Lui no. Capito? La mette dentro Thiago Alcantara. Alcanta. Dagliene. No, scemo. Vabbè. Per i padroni di casa, percentuali di possesso. Se non è titolo del fallo, poi è stato fino a 8 pallone. Vabbè, ma numeri tu fai, che dimostrano come devi alla fare fine finta, ovviamente. Analizzare bene dati e statistiche. Ok, il possesso, ok, la gestione della palla. L'importante, però, è capitalizzare le occasioni. E loro lo stanno facendo alla grande. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Ci sono metri per andare. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Ha sprecato una grossa opportunità per il pari. Poverino, si starà mangiando le mani per questo errore. Speriamo per lui che non si riveli decisivo. No, no, no! Ma dai, ma mi ha cambiato l'inquadratura mentre premevo la potenza del tiro. E vabbè. Grande calcio targato eSports. Come vedete non si ferma. È in programma un'altra sfida pronta a tenervi incollati alla poltrona. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attende una partita giocata a viso aperto. Con tanto così... Vediamo qui in ottima posizione, eh? Sotchman, in ottima posizione, eh? Super qui il portiere. Vai Rojas, per favore. Ah! Palla vagante adesso. Non si è più sbloccato dal 1-0, questo risultato. Keita. Kent. Riceve Salah. No. Diogo Jota. La parata del portiere che dice di no. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Alcuni giocatori sono stati espulsi per mesi. Ma vabbè, ma fai finta, fai finta. Tu vai sulla palla, già che ci sei, muovi un attimino il tacco, gli spacchi a metà la caviglia e lui non gioca mai più. Tu sì. Poi gli chiedi scusa. Optano per il tocco corto. Mette in movimento Salah. Conclusione ribattuta. Altra possibilità da angolo. Come? Perché? Cioè lui la butta fuori e... Scegli il tocco corto. No, ho un déjà vu. Cosa sta succedendo? Riceve Salah. Ha l'occasione per riaprire il match. La parata del portiere qui. C'è un nuovo calcio d'angolo. Poi chiedi scusa tutto, che non è così che funziona, eh? In tutto. Non ha scelto cross il colpo verso corto. Verso il centro dell'area. Parata super del portiere che dice di no su questa girata di testa. Sembrava ormai battuto. È riuscito ad arrivarci con un intervento prodigioso. Prodigioso. Potete chiedere scusa. Ma è così che è, no? Dire scusami oppure sto scherzando. Anche quello è gettonatissimo, no? Tua mamma è una puttana! Sei una merda, ti odio, devi morire. Ah, scherzavo, tutto a posto. Incontro di grande livello. Così che funziona. Attenzione, che possibilità. Ci provano di nuovo. Che parata di Alisson. Ancora 600 secondi alla fine. Norma che male che gli ho fatto. Interrompono la manovra del Liverpool. Il Liverpool la caccia nel gol del pareggio in questo finale. Liverpool è quotato, no? È una squadra forte. Ottima lettura in scivolata. No, gli ho rubato la palla con le chiappe, ma va bene. Vabbè, ragazzi, se volete picchiarmi, allora picchiatemi, che vi devo dire. Pallone invitante. Traversone in area. Si è disimpegnato con calma, senza problemi, su questa girata di testa. Intervento comodo, non è certo così che possono sperare di fargli male. Ci sono state tante interruzioni, dunque 4. Perché hanno urlato? Naby Keita. Leggono bene l'idea di Salah. Oh, che bordello! Rischia la fine l'arbitro, esulta le tifosi. Il grande casa, calcio. C'è poco da dire, Pier. Parlano i risultati per loro. Momento di forma strepitoso. Ma io scherzavo. Partite, si scherza. Punti. La marcia finora
non conosce ostacoli. Se non si montano la testa, te lo dico, e possono costruire qualcosa di davvero importante. È stato protagonista di una prova sottotono, restando spesso fuori dal gioco senza trovare la posizione giusta. Va buono. Oh, con la Madonna sotto. L'ultima, no, mi sono rotto i coglioni. Sono proprio rotto i coglioni. E domani sales. Domani sales. Stasera sempre Darkwood, assolutamente sì. Ci saluta dopo neanche 24 ore, hai visto? Domani si va di NBA? No. Non lo so. Non so altri giochi sportivi che mi potrebbero piacere. Che sul golf vi addormentate probabilmente. E purtroppo l'ultimo gioco di golf, che è quello che è più figo di tutti, non ha l'italiano. E quindi niente. Sì, ma la partita di cricket dura 4 ore e non riusciamo a finirla. Peccato, perché gli eSport PGA Tour mi attira veramente molto. Sembra veramente bello, bello, bello. Eh sì, Gabriel, perché devi leggere tutte le cose, le informazioni che ti servono. È pieno di dettagli da Cesare. Immagina se anche FIFA fosse stato tutto in inglese, con tutti quei menu e sottomenu. Morg, grazie per gli 11 mesi, buon pranzo. Ah, sì, mi ricordo. Ne parlano benino di quello di EA, però non ha l'italiano. In realtà solo l'inglese, se non sbaglio. Non so perché. Ma è in accesso? Il gioco che fa... Tac, tac, on the green! Vediamo. Poi mica 70 euro. €69 for this crap. Bene. Dai ragazzi, vi saluto, noi ci vediamo domani mattina con un altro gioco e stasera con Darkwood. Mi guardo i thermos. E scriviamo, confermiamo che il gatto non è capace di giocare a casa.